Questa è la musica di Max Steiner per il film Sentieri Selvaggi di John Ford. Ascoltatelo un momento. What makes a man to wander? What makes a man to roam? What makes a man leave bed and board and turn his back on home? Ride away. Ecco. Ride away. Scusate, ve l'ho imposta, ma io l'ho visto 15 volte. Voi se sentite almeno un secondo non muore nessuno. È una musica che è stata protestata da John Ford, perché non solo questa canzone, perché ha detto ma è più adatta a un film sui cosacchi che a un film sui cowboy, e l'ha poi accettata malincuore. Viceversa, il bello di questo, se avete visto il film, se no vi annoierete, comincerete subito ad annoiarvi, il bello di questo film, che questa grande ricerca, questo grande viaggio che dura anni alla ricerca della nipotina rapita, ha un tono un po' marziale, ha un tono esotico, è qualcosa che va oltre il West, e per questo la musica scelta era molto adatta. Ora poi vedremo veramente l'incipit del film, l'inizio, anche di un minuto, poco meno, perché è uno dei più begli inizi, non solo secondo me naturalmente, della storia del cinema, non solo della storia del western. E adesso stasera parliamo di cinema americano, che è il più noto, il più popolare in tutto il mondo, nel bene e nel male, è quello che ci ha fatto conoscere l'America, o il mito dell'America, è quello che ha fatto conoscere l'America in tutto il mondo, è quello che ha dato un'immagine dell'America molto attraente. Ecco, il cinema americano è quello che ha reso attraente l'America, anche a chi non c'era mai stato. E a volte ha messo un po' in pericolo l'immagine stessa. Sukarno, quando è andato a Hollywood, ha rimproverato i cineasti che ha trovato. Sukarno, sapete, o forse non so, i meno giovani lo sanno, era il presidente dell'Indonesia. Ha rimproverato gli artisti di Hollywood, che ha detto: non sapete il male che fate ogni volta che in un vostro film fate vedere le case con i frigoriferi pieni. Siccome la maggior parte dell'umanità non ha i frigoriferi pieni, gli vengono il desiderio di fare delle rivoluzioni, e questo non è bello. Hollywood comunque non ha seguito questa avvertenza e ha continuato a fare film dove si mostravano i frigoriferi pieni, a parte forse che i film di Scorsese o quelli degli ultimi anni, che invece si è cominciata anche a vedere un po' più la meno ricchezza. Chiusa la parentesi, Hollywood. Perché Hollywood? Perché è speciale, perché anche chi non ama l'America ama i film americani. Anche Stalin di nascosto guardava i western, si arrabbiava e si metteva a gridare, a dare dei pugni, ma da solo li guardava. Poi erano proibiti in Russia in quegli anni comunque. Però i registi russi più importanti li vedevano, erano stati in America, ma comunque li vedevano qualche film americano, anche qualche film di John Ford, e dicevano delle cose interessanti su John Ford. Però dobbiamo parlare del cinema americano, perché cosa aveva di speciale il cinema americano e perché abbiamo scelto questi due decenni, anche perché c'è una serata sola, gli anni 40 e gli anni 50, perché era mitico il cinema americano, e questi due decenni sono ancora più mitici per molti di noi. Quando dico molti di noi, dico non solo noi spettatori, noi appassionati, noi che abbiamo passato i pomeriggi per decenni a guardare questi film, ma anche quelli che poi sono diventati a loro volta dei registi, in Francia soprattutto, avevano un culto sviscerato per il cinema di quegli anni lì. Pensate ai registi francesi che avrete sentito forse nominare, Godard, Truffaut, Romer, tutta gente che si è fatta le ossa scrivendo su questo tipo di film, anche su questo, e poi hanno fatto a loro volta dei film in cui si sono ispirati, sia pur lontanamente, al cinema americano classico. Per non dire poi dei registi americani più giovani, come Scorsese, come Tarantino, come tutti quelli che adesso hanno 40, 50, 60 anni, invecchiano anche loro, anche i giovani invecchiano. Avevano il culto di questi film. Questo Sentieri Selvaggi se ne vede un pezzo, per esempio in Mean Streets di Scorsese, si vede un pezzo di due che lottano.
e anche in altri, in film di Godard, vengono spesso citati questi film americani. E cosa c'è di più? Quindi dovremo un po' scoprire stasera, renderci conto di che cosa avevano di speciale questi film. Io ho trovato una formuletta, che non vale niente, che però forse può servire ad aprire qualche porta. Avevano di speciale che univano due qualità opposte, cioè il glamour. Sapete cos'è il glamour? Glamour è il fascino. C'è anche una rivista femminile in Italia, o c'era, che si chiama Glamour, cioè l'eleganza, il fascino, la seduzione, anche un po' la magia, tutto quello che la moda femminile offre o finge di offrire, ma tutto ciò che il cinema americano offriva veramente. Però assieme al glamour, cioè l'eleganza, c'era anche l'understatement, cioè c'era l'umiltà. E questa sembra una contraddizione, ma non lo è, perché tanti film americani, anche di questi anni qua, tanti polizieschi ambientati nelle città e anche questi film western ambientati nelle campagne, da un lato offrivano una certa eleganza visiva e soprattutto di comportamento e dall'altro esortavano all'understatement, cioè al minimalismo, all'attenuazione. Questi grandi attori, divi e personaggi di Hollywood che vedremo stasera in questa carrellata un po' breve uniscono questi talenti. Fred Astaire, per esempio, è uno di questi. Fred Astaire ha questa grandissima eleganza con cui balla, ma anche con cui recita, e al tempo stesso, anzi, era proprio elegante per la sua modestia, per la sua semplicità, la semplicità dei film americani di allora. Tant'è, e poi pensate a James Stewart, che era l'uomo comune, l'uomo qualunque, però con questa sua poi forza morale, perché c'è anche il lato morale, quando si indignava, quando si arrabbiava, quindi un po' faceva ridere e un po' si arrabbiava James Stewart, proprio la collera del giusto era, quando quel collo lungo che si tendeva e faceva queste scene nervose che faceva James Stewart. E anche tanti altri. Tutti i film erano costruiti in modo da avere, senza saperlo, questo tipo di virtù. Questa alchimia del cinema americano di allora, di questi anni della classicità, si è un po' perduta adesso, perché adesso rifanno gli stessi film di allora. Cioè, avrete visto che esce almeno un musical tutti gli anni, avrete visto che ogni 5 anni, non di più, esce, se non di più, esce un western. Tutti gli anni, quasi tutti i mesi, direi, esce un film gangsteristico. Eppure non hanno questa semplicità elegante che avevano che poi anche dei sottintesi morali, che avevano i film di quel periodo. Fine di questo preambolo, passiamo al western. Diciamo subito che stasera facciamo una rassegna del cinema americano di allora attraverso i generi, perché il cinema americano era come tutti i cinema, anche l'italiano, anche il cinema cinese. Una volta ho conosciuto un dirigente, non so chi fosse, un funzionario cinese del cinema, che mi ha spiegato che tutti gli anni si fanno 6 film sulla rivoluzione, 6 sulla marina, 5 sull'aviazione e 4 sul popolo, le feste del popolo. Anche loro hanno i generi. Così l'aveva l'Italia ancora negli anni 30, c'erano i telefoni bianchi, poi c'erano i film di guerra. È un modo per dividere e orientarsi quando si fanno i film, la produzione, e orientare il pubblico, perché il pubblico, se legge, non so, guerra, magari le donne non vanno a vederlo, però è già un modo per aiutare e per dirigere, orientare il pubblico. Allora, il cinema americano, parleremo di e vedremo dei brani preziosissimi che abbiamo selezionato con Massimo, di western, che era considerato il genere americano per eccellenza, il musical, che è un altro genere tipicamente americano, che adesso non si fa praticamente più perché costa troppo, soprattutto il noir vuol dire tutti i film sul mondo del crimine, quindi sia polizieschi che gangsteristici, a seconda di chi è il protagonista, il melodramma, cioè i film d'amore, che ci sono in tutto il mondo, ma in America hanno o avevano certe caratteristiche, e music, noir, melodramma e la commedia. E ho finito. Chissà se riusciremo a fare tutti questi 5 filoni, ma sono veramente i principali. Il western, il cinema americano per eccellenza, quello siamo tutti noi uomini, devo dire, perché è un genere, come ho detto, che divide molto il pubblico tra uomini e donne. Siamo cresciuti con il western, nei cinema parrocchiali, chissà, anche qui avranno proiettato dei western,
Cosa ha di speciale il western? Che il western riflette e ripropone veramente un'immagine dell'identità americana. Adesso si parla molto dell'identità italiana, quali sono le radici, quali sono i nostri valori. Ecco, il western era una magnifica pubblicità all'identità americana. Perché la proponeva? Perché raccontava una narrazione, come si dice solo adesso, una narrazione di come erano nati gli Stati Uniti. Non tanto obiettiva come narrazione, perché la conquista del West, intanto chiarisco su cosa si basa, sul concetto di frontiera. Frontiera per noi europei sono il confine tra l'Italia, la Francia, la Spagna e via dicendo. Per gli americani frontiera è un'altra cosa, cioè la frontiera tra le terre civilizzate e le terre selvagge, dove c'erano soltanto gli indiani o non c'era nessuno. Adesso questo concetto è un po' ribadito e ripreso, visto che siamo in una chiesa, lo posso dire, quando si dice quello è un prete di frontiera, nel senso che va nelle periferie dove c'è la frontiera fra la parte cristianizzata del popolo e la parte ancora completamente selvaggia. Il concetto è quello. Don Mazzi, per esempio, sono preti di frontiera, terre di frontiera. Il concetto è quello. La frontiera adesso è finita con la fine dell'Ottocento, ma è importante per questi film, perché ogni volta ci mostrano come l'America è nata. Ogni volta che vediamo un western vediamo rinascere l'America. Noi non abbiamo niente di simile, perché il nostro risorgimento è stato fatto conquistando le terre del sud, dove c'era già uno Stato, quindi è meno esaltante la cosa. Però è una cosa, forse i russi potrebbero fare, e forse potrebbero aver fatto qualcosa di simile con le terre vergini, con il Placido Don, queste cose, ma è molto diverso. Allora, frontiera, la conquista della frontiera e i valori della frontiera, uno di questi è l'avventura, il rapporto con la natura. I film western sono pieni di paesaggi molto belli, l'eroe è sempre un po' in contatto e in conflitto con la natura, perché deve superare degli ostacoli, deve fare dei lunghi viaggi a cavallo, e questo è il rapporto con la natura. Però è un rapporto di fatica, di conflitto, ma anche di felicità, perché è sempre un po' una vacanza nella natura che facciamo quando vediamo il western. Adesso, ripeto, non piacciono più tanto perché alle donne, perché c'è troppa violenza, perché non ci sono donne o sono relegate in parte secondaria, ma anche agli uomini, ai giovani, perché è un genere lento il western, e i giovani non amano la lentezza. L'accettano solo nei film di Sergio Leone, perché era una lentezza rituale che preludeva alla sparatoria. Ma nei film di John Ford la lentezza è proprio la lentezza del viaggio, il piacere di viaggiare con questi tromboni sullo sfondo, con questi ottoni e con questa paesaggi che si schiudono, e con la fatica del passare i giorni, le notti. È una pubblicità ai viaggi, come si chiamavano quelli che faceva Beppe Tenti, quei viaggi pericolosi che fanno adesso pagando moltissimo nell'Estremo Oriente. C'è una parola, il turismo, questo turismo avventuroso. Adesso si fa simulandolo e quindi ha meno valore. Quello che facevano nell'Ottocento lo facevano per necessità, e quindi aveva un valore anche al vederlo. Quindi la tenacia, la volontà, il rapporto con la natura e anche il costruire il proprio destino, e questa società che nasce, che rinasce ogni volta, e si pensa, questo è un grande mito liberista, diciamo liberale liberista, si pensa che tutti siano partiti più o meno allo stesso livello. È veramente la società del merito, scusate, dico delle parole alla moda perché mi divertono, ma è vero, nei film americani di allora era certamente vero. Il grande mito del West è anche questo. C'è un film western che forse qualcuno ha visto, che si chiama Cimarron, si scrive Cimarron, che ha una scena fondamentale, che è una scena ispirata a un fatto storico vero, quando sono state aperte le terre dell'Oklahoma, e allora centinaia di aperte dal mattino alla sera con una data precisa, per cui al colpo del cannone le terre venivano aperte e chi arrivava primo su questi territori piantava la sua bandiera e aveva diritto a un lotto di terra. Quindi tutti partivano in questo rituale western, partivano allo stesso livello, quindi vediamo gente con i cavalli, con i carri, con le biciclette, anche perché c'erano già anche quelle che partono. Chi arriva prima
diventa il primo proprietario di quel lotto di terreno. Nella realtà poi non era proprio così, perché sappiamo che la conquista del West, l'assegnazione delle terre è stata fatta soprattutto grazie alle banche, alle ferrovie, cioè chi aveva dei soldi da investire gli davano il lotto di terre. C'è sempre la competizione, c'è sempre la libertà, ma c'è anche molto condizionamento e c'è anche molto privilegio, insomma, come ovunque. Però è bello come mito del merito e della competizione che premia i migliori, o semplicemente i più forti, perché l'Oeste è anche un po' la legge del più forte, è il bene contro il male, è la legge, soprattutto il mito fondamentale dell'Western americano, a differenza di quello italiano, è la legge, lo sceriffo, contro i fuorilegge, oppure i coloni contro altri coloni, la guerra dei pascoli, fondamentale in questi film, c'è spesso i contadini contro gli allevatori, sempre un po' orientati moralmente. Di solito noi stiamo con i contadini o con i piccoli proprietari, noi spettatori, quindi che vediamo, con i contadini o con i piccoli proprietari contro i grandi feudatari, anche perché si cerca di stare con i deboli ed è più appassionante. Poi di solito c'è un cavaliere solitario che passa di lì e che ha già avuto una vita molto vissuto, molto logoro, come il John Wayne di questo film, che passa di qui e difende i deboli. Però oltre a difendere i deboli contro i prepotenti, per un'idea di giustizia che viene sempre proposta in questi film, oltre a questo c'è il dato storico. Spesso il debole è il piccolo allevatore, oppure è il piccolo contadino, o è l'allevatore di pecore contro i grandi contadini. È sempre, c'è questo sfondo storico che è vero, che risponde alla verità storica, e al tempo stesso il valore morale e il piacere avventuroso nostro di vedere questo tipo di conflitti. Direi che però possiamo cominciare adesso, ne ho detto solo una parte delle ragioni per cui siamo tutti noi gli amici appassionati di Western. Non ho quasi parole per esprimere questo mio entusiasmo retrospettivo, che temo che pochi condivideranno, ma massimo sì. Allora, è fondamentale nel cinema West, in tutto il cinema americano, un equilibrio fra le regole dei generi, le convenzioni, i cliché, chiamatele come volete, e la personalità degli autori, dei registi, che dentro i meccanismi esprimono una loro visione del mondo. Perché gli italiani del cinema italiano, gli italiani del neorealismo, disprezzavano un po' i film americani, disprezzavano Hitchcock, disprezzavano il western, disprezzavano per modo di dire, ma lo consideravano con una certa sufficienza? Perché dicevano, ma qui c'è solo la macchinetta, Hitchcock è solo macchinetta, cioè macchinetta vuol dire il suspense, le cose, le regole, le convenzioni, i cliché del western. È vero a metà, perché dentro la macchinetta, pur rispettando tutti questi passaggi obbligati, le sparatorie, i delitti, le scene d'amore, tutto quello che volete, dentro questa cosa c'erano delle visioni del mondo. Visioni del mondo, le persone colte dicono Weltanschauung, visioni del mondo del singolo regista o anche di tutto un genere, come l'Western. Il più noto, il più grande, meritatamente grande, regista di western è John Ford. Questo l'avete sentito nominare sicuramente. Ecco, vedo uno sguardo complice della serra. Allora, John Ford, questo film, adesso vedo, John Ford è un regista molto tradizionalista. Se dovessi riassumere la poetica di John Ford, direi con un po' di malizia: Dio, patria, famiglia. Non sto dicendo una cosa sballata. È anche vero, come dicono adesso i ultraconservatori. In realtà John Ford era invece un conservatore compassionevole. Cosa vuol dire? Che Dio era Dio, ma nei suoi film ci sono gli dei cattolici, i protestanti, i mormoni e anche gli dei pagani della Polinesia, nei suoi film. Cioè c'è una specie di sincretismo religioso, per cui vanno rispettati tutte le manifestazioni religiose, anche quelle degli indiani. Anche quelle dei popoli con i quali siamo in guerra, c'è sempre questo rispetto. James Stewart ammazza
ammazza un indiano, dopo a cavalcarlo insieme, mi ricordo, la moglie dell'indiano, che pure era una bianca rapita, poveretta, violentata e tutto quanto, si butta in ginocchio e comincia a cantare un canto religioso per commemorare questo marito mascalzone che era appena morto. Quindi questo senso di tolleranza diseguale, diciamo, tolleranza anche verso i diversi da noi, ma sapendo che sono meritevoli di compassione. Dicevo, Dio, patria, i confini in espansione dell'America, quindi se ci pensiamo è una patria non statica, è una patria anche che fa delle conquiste, ma l'esercito che è l'espressione della nazione ed è un forte elemento di aggregazione, non solo di difesa dagli altri, non solo di offesa anche dagli altri, ma con dei sensi di colpa, perché i film di John Ford sugli indiani mostrano la conquista e mostrano anche alcune delle atrocità commesse dai bianchi, soprattutto certi film come il massacro di Fort Apache, come il Grande Sentiero, denunciano e criticano il militarismo nel senso dello sterminio, quello che poi nella realtà è stato lo sterminio degli indiani o dei nativi americani, come si deve dire adesso. Allora però l'esercito ha un grande valore, perché è il valore di formare e di aggregare persone, etnie di provenienza diversa, perché dentro l'esercito dei western di Ford vediamo l'irlandese, il nero, l'aristocratico e il plebeo, che facendo il figlio del sergente studia all'Accademia di West Point e diventa ufficiale e sposa poi la figlia del colonnello. La mobilità sociale americana la si vede anche dentro l'esercito. Credo che sia così anche adesso. Se uno fa una carriera militare, gli è facilitato, anche uno di umili origini, di fare un matrimonio più brillante con quelli di una classe sociale superiore. E integrazione, quindi ci sono anche, questo è molto importante, che è vero ancora adesso, ci sono anche i neri, c'è i film di Ford, c'è un film tutto su un battaglione nero, i Buffalo Soldiers si chiamano, che hanno combattuto anche nella Seconda Guerra Mondiale, credo sempre, integrazione per modo di dire, perché credo sempre senza arrivare allora al grado di ufficiale, c'era sempre un ufficiale bianco che comandava un plotone di neri, adesso abbiamo avuto un ministro della difesa, era Colin Powell, quindi non tanto tempo fa, nero, che apparteneva a queste minoranze, quindi c'è stata una certa mobilità, malgrado questo ci sono i disordini a Chicago, c'è stato Harlem, c'è stato di tutto, l'integrazione è tutt'altro che compiuta, però si va in quella direzione e soprattutto i western erano un po' una pubblicità, una propaganda per questo aspetto, per questo progresso democratico in questo campo. Poi Kennedy ha fatto molto, anche se è di moda un po' vilipenderlo, ma Kennedy mandava l'esercito a ascoltare i bambini neri che andavano nelle scuole dei bianchi nel sud, quindi il discorso sarebbe lungo, ma il fondamento di questo è giusto, e già c'era germi di queste cose nei film western. E ci sarebbero altre cose da dire. Dio, patria, famiglia, sì, famiglie molto allargate, famiglie con tanti morti soprattutto, quindi c'era sempre un senso della tristezza in questi western. E poi il rituale che dava l'idea della società, perché una società che si aggrappa, come tutte le società, ma questa nei film di Ford è fortissimo questo, che si aggrappa in tutti i film al rituale, cioè i balli, i funerali, i matrimoni, vedremo poi un ballo, ma importante è quel ballo del massacro di Fort Apache dove i sergenti, dove il colonnello che era Henry Fonda balla con la moglie del sergente maggiore, un po' controvoglia però balla, perché è un momento il ballo è sempre nei suoi film un momento di aggregazione ma anche di divisione, c'è anche quello che rifiuta di ballare con quella persona e quindi il ballo dice tutto. Poi il rituale, le parate militari a go-go in tutti i film suoi, che è una cosa che si emoziona sempre. Io credo che anche quelli che odiano l'America si emozionano quando vedono la sfilata dei cavalleggeri nei film di John Ford. Anche Godard, che era un regista che è morto da poco, che era un regista quasi anarchico, sicuramente dice, però mi batte il cuore quando vedo John Wayne che solleva la ragazza alla fine di Sentieri Selvaggi. E detesto Goldwater, però
sono le contraddizioni a cui ci ha portato l'America, a cui ci ha portato il cinema americano, per fortuna. È una buona pubblicità per tutto un paese avere un cinema così. Un cinema che non è propaganda, è molto non nasconde le contraddizioni, però non nasconde neanche l'empito patriottico, diciamo, l'empito di partecipazione a questo paese. Vediamo un momento di questa scena breve di Sentieri Selvaggi, che è l'inizio, inizio che è uguale alla fine, poi vi racconto anche la fine, tanto il film dura 2 ore e mezza, ma dura 2 ore poi, ma è un film che dura 2 ore che sembra durarne 5, non che sia noioso, ma perché dà il senso del tempo, è una cosa che bisogna saperla fare. Fare un film anche breve dove dà il senso del tempo che passa, delle stagioni che passano, e questo ci vuole un genio per farlo. Ecco, questo è il senso della famiglia, questa famiglia dove lui è un po' un esterno ed è un po' una sentinella, John Wayne, per questo avventuriero solitario, condannato a essere solitario sempre perché non ha più la moglie, non ha nessuno, e poi viene incaricato, o si incarica lui di, dopo che loro, che non l'avete visto, verranno massacrati fra una decina di minuti da tutti, dagli indiani, dai Comanci, succede, no, questo è un altro film, succede che lui parte per questo viaggio che durerà 5 anni e in 2 ore sarà concentrato con questo senso epico, questo senso maestoso del tempo che passa. Alla fine del film, dopo che lui avrà riportato la nipotina, quella che vediamo bambina lì, che sarà diventata Natalie Wood e sarà andata in sposa a un capo indiano molto cattivo, tanto cattivo che è stato scelto per interpretare un attore tedesco. È un attore tedesco, quindi si pensa che i tedeschi siano particolarmente feroci, e poi lui uccide il tedesco, uccide l'indiano, addirittura gli toglie lo scalpo, che è una cosa molto crudele. Perché questo è un John Wayne, ogni tanto, soprattutto in questo film, faceva anche delle parti un po' in controluce, delle parti in chiaroscuro, delle parti anche non da cattivo, ma da crudele, da feroce, talmente arrabbiata, ecco l'ira. L'ira è un sentimento classico, talmente arrabbiato con quelli che aveva rapito la bambina, talmente arrabbiato con i suoi nemici perché aveva una vita sfortunata alle spalle, che alla fine scalpa anche l'indiano, poi riporta la bambina e abbiamo la stessa immagine di adesso che abbiamo visto con la porta. Da quella porta passano tutti, passa la bambina cresciuta, passano i familiari superstiti, i due giovani che si stanno per sposare, ma lui rimane fuori. La porta rimane, lui rimane fuori come una specie di sentinella, non se ne va, però rimane in piedi in campo lungo. La porta si chiude, lo schermo diventa buio e il film è finito. È tanto bello. E basta, non dico più. Adesso dobbiamo parlare sempre di John Ford, perché abbiamo Ombre Rosse. Ombre Rosse è il film di Ford che piaceva anche a chi non amava Ford, a chi non amava l'America, perché è un film che è stato scoperto in Italia, ma anche fuori, prima della guerra. Potrei farla lunga, e non la farò troppo lunga, anzi non la farò affatto lunga, perché la cosa curiosa è che in Italia c'era un blocco per ragioni commerciali, dal 37-38 i film americani non sono più arrivati, per un gioco di ripicche fra i due stati. E però arrivavano i film dei distributori piccoli, per cui Via col vento non è arrivato fino al dopoguerra. Ombre Rosse è arrivato nel 39 perché era distribuito da uno piccolo. E Ombre Rosse è stato ritenuto da molti uno dei film più belli della storia del cinema. Perché? Perché dentro, ecco un altro esempio di quello che dicevo prima, dentro la macchina del genere, cioè deve esserci un inseguimento, ci sono gli indiani che assaltano la diligenza, c'è una sparatoria in cui l'eroe ammazza il bandito e via dicendo, c'è tutto un mondo che nasce dall'Europa, c'è tutto un mondo letterario anche, che l'Europa vuol dire Maupassant, parla di Sevo, un racconto lungo di Maupassant. Origine letteraria di questo film, poi dei racconti americani, uno che aveva, lo dico a chi è un lettore di romanzi, magari può interessare, un racconto di quelli che Vittorini aveva messo nell'antologia americana, un altro racconto ancora, tutto non dichiarato, quindi non pagando nessun diritto, ma questa sintesi di fonti letterarie dentro gli schemi del western. Cosa viene fuori? Viene fuori la cosa fondamentale del racconto di Maupassant era
una diligenza, lì era un carro negli anni 80, 70 dell'Ottocento, una diligenza francese, dove ci sono dei borghesi un po' spocchiosi e c'è una prostituta. Allora, quando alla diligenza, la diligenza viene fermata dai tedeschi, i prussiani di tanti anni fa, loro, insomma, come per avere via libera, offrono, e la ragazza stessa si offre in cambio, offre i suoi favori in cambio del lasciapassare per la diligenza. Lo stesso, qualcosa di simile, non proprio la stessa cosa, perché di sesso nel western, come sapete, non se ne parla mai. Qualcosa di simile succede qui, perché c'è questo viaggio, in questa diligenza ci sono dentro un banchiere ladro molto antipatico, un medico ubriacone radiato dall'albo che viene cacciato dal paese, una prostituta cacciata anche lei dal paese dalle signore del circolo della morale, un fuorilegge che è John Wayne e un rappresentante di liquori molto, molto timido, quindi un'umanità molto, molto variegata. E durante il viaggio, durante le soste del viaggio, vengono fuori anche gli scontri e viene fuori i conflitti di classe, chiamiamoli così. Per cui vedrete adesso una scena dove si fermano alla stazione di posta e c'è un tavolo e vediamo al tavolo l'esclusione dei due reietti, diciamo così, cioè il fuorilegge e la prostituta, che vengono messi a sedere in un angolo, e mentre invece c'è la signora, c'è una signora bene, cioè la moglie di un ufficiale, bene ma anche per bene, poveretta, la moglie di un ufficiale che raggiunge il marito ma che è incinta, incinta come si era incinti allora, cioè completamente magra, non si capisce che è incinta, però a un certo punto nasce questo bambino e viene fatto nascere da questo medico radiato dall'albo. E questo è uno dei momenti più belli, quello che vedremo, perché vediamo senza violenza, senza enfasi, vediamo l'esclusione proprio sociale attraverso la distribuzione dei posti a tavola. Ecco, lei non si sente bene perché è incinta, ma questo l'abbiamo già spiegato. È molto bello questa, è molto chiaro questo, che esprime i rapporti fra i personaggi e i rapporti fra classi dentro l'western e dentro questa scena di sosta in chiave spaziale. Molto. Ah, quando si dice maresciallo, perché allora nel doppiaggio lo sceriffo lo traducevano maresciallo, poi ho imparato a dire sceriffo e in tutti i western si dice sceriffo. Ah, ecco, sì, quello col cappello bianco è un aristocratico declassato del sud che si è messo a fare il giocatore e anche il baro qualche volta. Però ha sempre questi modi aristocratico, per cui offre il posto alla signora e poi si offre anche di difenderla dopo. E vediamo questo, la conquista dell'West in questi film è anche la vecchia società che si disgrega e ne nasce una nuova. Non tutti sopravvivono, gli aristocratici non sopravvivono, i banditi di solito non sopravvivono, i contadini sì, gli indiani qualcuno viene fatto fuori e qualcuno no. E questo è il corso nei western, in quelli di John Ford in modo particolarmente marcato, il corso della storia, il farsi della storia, il rinascere ogni volta della storia da zero, praticamente come se fosse da niente. Un vecchio mondo che muore e un altro che nasce. Qui siamo invece in Sfida Infernale, è un altro dei film più belli di Ford, e adesso vedremo, come dicevo prima, il rito del ballo, il grande ballo dove? Nella città in costruzione, stanno costruendo questa città, vedrete le case ancora di legno, alcune che stanno costruendo, e questo è lo sceriffo Wyatt Earp, che è ispirato a un vero personaggio che veramente si chiamava così, con la sua fidanzata. E poi si va verso la sfida Locai Corral. E la sfida Locai Corral è come da noi la sfida di Barletta. Ogni anno, da 150 anni, la fanno con degli attori, naturalmente, la rappresentano e il pubblico si diverte molto a vedere questa sparatoria. Ma adesso vedremo il ballo. Canzone Shall We Gather the River, che è un film pieno di folklore storico, questo è il bello, come mette assieme le sparatorie con la nascita della civiltà, della società. Fedeli, ho il piacere di comunicarvi che la prima chiesa della città di Tombstone, benché priva di un santo e di un ministro,
è ufficialmente inaugurata. Io non ho la pretesa di essere un sacerdote, ma ho letto la Sacra Bibbia da cima a fondo non so quante volte e non ci ho trovato una sola parola contro il ballo. Perciò, fratelli miei carissimi, cominceremo subito col farci quattro salti. Sceriffo e alla sua bella dama. Ah, avanti, sceriffo! Il titolo originale era My Darling Clementine, che è il titolo di una canzone scozzese che la cantavano i marinai scozzesi quando andavano in America. Oh My Darling Clementine, eccetera. I minatori scozzesi. Allora, adesso invece abbiamo il Fiume Rosso, dico bene? Adesso vediamo un pezzo del Fiume Rosso, che è un film che non è di John Ford, quindi molto più laico, molto più aspro, ma meritevole di essere visto. Non solo secondo me ovviamente, perché è diventato un classico, perché è un altro aspetto del western, cioè la fondazione di un impero del bestiame. John Wayne, anche qui un John Wayne che si invecchia, John Wayne ha avuto l'intelligenza di capire che rendeva meglio, diventava più interessante se si invecchiava, se si imbiancava un po' i capelli, se dimostrava più anni dei 40 che aveva. Nel Fiume Rosso aveva 40 anni praticamente, perché sì, 41. Da quel momento, dalla metà della fine della guerra, John Wayne, che aveva fatto decine di film di serie B da giovane, comincia a fare delle parti più interessanti, delle parti non più da giovane, delle parti da vecchio ufficiale paterno con i sottoposti, o qui adesso poi spieghiamo cos'è, e deve un po' la sua fortuna al fatto di cercare di dimostrare un po' di più di anni in più di quelli che aveva, magari un paio di occhialini, queste cose qui che bastano per dargli, al di là della sua autorevolezza, per dargli anche il peso per fare dei ruoli importanti come questo. Questo è un re del bestiame, è un fondatore di un impero del bestiame, è un signor Simmental in un certo senso, perché con questo enorme impero che riesce a creare, con la sua forza, con la sua tenacia, deve però poi salvarlo, deve salvare tutte queste mucche, perché altrimenti rischiano di morire, e deve portarle in un grande viaggio. E allora arruola, ingaggia una squadra di mandriani,
e nascono qui i conflitti, perché non tutti i mandriani rispettano il contratto. Questa è una cosa molto americana e anche genovese, però non è di tutto il mondo, ma in particolare gli americani hanno il culto del contratto. Quindi se tu firmi il contratto io ti pago, ma tu non puoi licenziarti, non te ne vai, se te ne vai ti ammazzo. Questa è la morale un po'. Una delle morali del fiume Roso. E infatti succede che quando uno ruba lo zucchero, uno di questi mandriani viene frustato, e questo è niente. Quando altri due cercano di andarsene e di portare via i viveri con loro, vengono ammazzati in una specie di sfida, ma vengono ammazzati. E poi John Wayne gli recita anche la preghiera quando li seppellisce. Quindi c'è una specie di idea anche logica, anche buona, di come devono essere i rapporti di lavoro, però anche molto duri, anche spietati. Tanto spietati che poi dietro questa storia di transumanza, dietro questa storia di contratto, la sacralità del contratto, si diceva una volta bastava una stretta di mano sulla calata del porto e il contratto era fatto e veniva rispettato. Così nell'West anche gli analfabeti firmano con la croce, però devono rispettare il contratto. E però, siccome le condizioni erano tremende in questo film, a un certo punto i mandriani, cappeggiati da Montgomery Clift, che era una specie di figlio adottivo per John Wayne, si ribellano e lo lasciano solo. Lo lasciano solo e c'è un lungo viaggio, non sto a dirvi, e si arriva al finale, dove c'è anche una donna contesa dal vecchio e dal giovane. Sceglierà poi il giovane, perché il giovane è giovane, quindi è più adatto per fare dei bambini e per fare una famiglia. C'è una specie di morale darwinista della sopravvivenza del più adatto, non necessariamente del più forte nel senso della violenza, ma del più adatto anche per riprodursi. Infatti John Wayne, quando la conosce, tu te l'hai visto, non te lo ricordi più, quando la conosce, la fa girare. Lei è una donna leggera, come spesso sono le donne nei film western, non si capisce bene che passato abbiano. La fa girare su se stessa ed è evidente che le guarda i fianchi per vedere se sono abbastanza grandi per fare dei bambini. Questa cosa non viene detta, ma si capisce. Nei film americani queste cose sono sempre sottintese, nei film americani di allora, adesso non ci sono più freni. E allora alla fine succede che questo conflitto fra padre e figlio sta per esplodere quando la mandria arriva a destinazione. Vediamo lui che si incammina verso il figlio, tra virgolette, e vediamo cosa succede. Donso. Donso, t'avverso che se vieni per la... Go on, draw. I said draw. And I'll make you. You're soft. Cerca d'essere uomo se ti riesce. Una volta mi hai detto di non toglierti mai il revolver. Ecco, ti servito, brutta carogna. Beh, ha aspettato 15 anni a farsi capire, ma adesso si spiega. Alzati, su, alzati. Alla fine, adesso non abbiamo visto tutto, alla fine la donna stessa prende il fucile, spara e dice fate la pace per piacere. Allora loro fanno la pace e guardate che bella cosa, nella sabbia John Wayne scrive, disegna il marchio della sua ditta aggiungendoci il nome del figlio, del figlio adottivo che si è guadagnato il diritto ad avere il nome in ditta, come avviene anche adesso nelle ditte di tutti i tipi. Quindi c'è questa natura così di economica, capitalistica e moderna,
e poi c'è il mito della cavalcata di me. They're going to Missouri with 10,000 head. Want you all to know what you're up against. We got 1,000 miles to go. 10 miles a day will be good. 15 will be luck. There'll be no quitting along the way, not by me and not by you. Don't try and tell me what to think. I'll take your orders about work, but not about what to think. You think I'm to blame for that? Just as sure as you're sitting there. I don't like quitters. Dark Steel, l'eroe più scuro che ha fatto. Now go on, speak up. Say it and you can join your friends here. Let him kill me, because I'm going to kill you. I'll catch up with you. I don't know when, but I'll catch up. Every time you turn around, expect to see me. There's one time you'll turn around and I'll be there. Vedete, il bello è stato che ha messo insieme un attore della vecchia scuola, un attore semplice come John Wayne, con uno molto moderno di quelli nevrotici, abituati a fare le parti nevrotici, che era Montgomery Clift. E quindi Montgomery Clift poi aveva una storia molto diversa e un futuro molto diverso. E si vede dal film come fa l'uomo sexy, insomma era anche... Vabbè, legato a tanti ambienti americani. E questo è bellissimo, il Fiume Rosso, come lega l'aspetto epico, il viaggio, la volontà e però anche gli aspetti più materiali e però il conflitto padre-figlio che c'è fra il giovane e il vecchio che si disputano la donna e questo aspetto quasi psicanalitico, insomma, della rivolta al padre, ecco. Come sarà poi in tanti western, in tanti film più maturi. Questi si chiamavano, forse non già il Fiume Rosso, western maggiorenni, cioè western che affrontavano delle tematiche adulte, delle tematiche più comprensibili soprattutto a un pubblico adulto. E questo è il bello dei western e di tutta la narrativa dell'Ottocento. Il western è un genere ottocentesco, anche se fatto adesso, e che riuscivano a piacere, a essere capiti, per qualche verso dal pubblico più semplice o addirittura dai bambini e anche dal pubblico più raffinato, più esigente. Questa è una caratteristica dei film americani di allora. E adesso invece noi vediamo sullo sfondo, vediamo Grande Sonno dello stesso regista Howard Hawks, che era un po' il contraltare di Ford. Ford era la comunità, la religione, l'esercito. Hawks invece era l'individualismo, l'amicizia virile e anche un po' l'ambiguità in tutti i sensi, anche una certa relativismo morale, è un termine che si usa adesso per condannarlo di solito, cioè dire che il bene e il male non sono poi così lontani e che a volte il male è molto più attraente del bene. Questo perché dico questo? Dico questo per introdurre il Grande Sonno. Stiamo per vedere una scena del Grande Sonno. E il Grande Sonno è tratto da un romanzo di Chandler ed è un noir, è uno esemplare dei migliori del cinema noir. Cosa vuol dire noir? I noir sono i film sul mondo del crimine, però visto in modo non manicheo, cioè non il bene diviso dal male, ma il male che ha anche il suo fascino e forse a volte è meglio del bene, però dobbiamo capire anche il male e non esagerare con imporre la legge. Allora cosa c'è? Chi sono gli eroi del noir? Chi sono gli eroi del noir? Sono o i gangster molto umani, anche cattivissimi, come quello che vedremo fra un po',
ma di cui si studiano più risvolti profondi, e spesso il detective privato. Bogart era specialista nelle parti di investigatore privato, di detective. Naturalmente un uomo onesto, onesto tutto d'un pezzo, però che si contaminava, che frequentava anche gli ambienti ambigui, gli ambienti della malavita, gli ambienti della corruzione, come in questo caso del grande sonno, e che in qualche modo ne era impregnato. Ne era impregnato o per, come altri eroi, per la violenza che usava qualche volta verso gli avversari, anche se c'erano delle regole molto rigide a Hollywood, stilate dal codice Hays di autocensura, un codice che è stato stilato da un gesuita con l'aiuto di un gesuita, padre Lord, e quindi c'era tutta una casistica anche divertente da leggere, cosa si poteva mostrare, cosa no, chi si poteva picchiare, chi no, fino a che punto le calze delle donne si potevano mostrare. Ora diventa lungo enumerarlo, sarebbe divertente. Allora dunque, questo Bogart, questi eroi del noir come Robert Mitchum, che faceva anche lui spesso l'investigatore, facevano un mestiere che consentiva di bazzicare la malavita, anche una malavita ricca, come in questo caso una famiglia di ricchi, senza contaminarsene troppo, ma anche usando gli stessi metodi dei criminali, anche magari innamorandosi, questo poi succede anche qui, flirtando con una di queste donne di questa famiglia ambigua, che sono le due figlie di un generale in pensione, e c'è tutta una storia complicata che non posso raccontarvi perché è quasi impossibile raccontarla. Non la conosceva nemmeno il regista, tanto che il regista, mentre girava Il grande sonno, cioè, ammazzano uno, lui ha telefonato allo scrittore e ha detto scusa, ma a Chandler, gli ha detto scusa, ma chi è che ammazza quello lì che entra dalla stanza? Ah, lo chiede a me, io non mi ricordo. Perché sono film dove è bello anche non capire tutto, questi noir. Io vi consiglio anche un altro che si chiama Le catene della colpa, che è uno dei più belli, ma sono tanti belli di questo genere, almeno una decina ce ne sono che si possono. Il grande sonno certamente tra i più belli. Questa è una scena di amicizia piena di sottintesi erotici fra Bogart e la Bacall. Lauren Bacall era un'indossatrice che poi è diventata un'attrice e ha sposato Bogart. Lei era giovanissima perché aveva 19 anni, ha sposato Bogart ed è stata con lui fino alla morte, che sarebbe arrivata presto. Lei, scusate se parlo sopra, era chiamata lo sguardo, perché aveva di irresistibile. Credevo lo sguardo che esistessero solo dal basso nei libri, all'alto. O che fossero dei viscidi individui che spiano nei corridoi. È ridotto male, vedo. E inoltre non sono molto alto. La prossima volta verrò sui trampoli e con un completo da tennis. Non credo che l'aiuterà molto. Allora, pensa che potrà occuparsi di questa faccenda di mio padre? Non dovrebbe essere difficile. Davvero? Credevo proprio che fosse il contrario. No, non direi. Che cosa intende fare come primo passo? Il solito, no? C'è qualcosa di solito nel suo mestiere? Certo che c'è. Perché non guarda pagina 3 dell'opuscolo Come diventare detective privato in 10 facili lezioni per corrispondenza? Suo padre mi ha offerto da bere. Ha letto anche Come diventare un buon attore? Avevo accennato al bere. Parlo sul serio, signor Marlowe. Mio padre, prego, si accomodi. Senta, signor Marlowe, mio padre è invalido e desidero che questa faccenda lo disturbi il meno possibile. È esattamente quello che mi proponevo io. Davvero? Senza riserve professionali? No. Ha detto che voleva un drink. Ho cambiato idea. Ma allora? Che ne pensa di mio padre? Mi è piaciuto. A lui piaceva Sean. Sean Regan. Immagino che lei sappia chi è. Senta, con me non occorre che giochi a poker. Papà vuole che lo rintracci. E lei? Naturalmente. Non era giusto che se ne andasse così. Ha sconvolto papà, anche se lui non lo dà a vedere. È questo che vuole? Lo chieda a lui. Non vedo proprio perché lei debba essere così evasivo. I suoi modi non mi piacciono. I suoi non mi entusiasmano ed è lei che ha voluto vedermi. Non mi importa se i miei modi non le piacciono. In confidenza non piacciono neanche a me. Ci piango su spesso, specialmente durante le lunghe sere d'inverno. Non perde tempo a cercare di farmi cantare. Nessuno può parlarmi così. Lei pensa sempre di poter trattare le persone come foche ammaestrate. E in genere mi obbediscono. Può essere soddisfatto. Di cos'è che ha paura? Papà non ha voluto vederla per via di Sean. Lei crede? Lo rintraccerebbe se glielo chiedesse. Può darsi.
Quando è che se n'è andato? Circa un mese fa. Un pomeriggio prese la macchina e se ne andò senza una parola. L'auto la ritrovarono poi in una rimessa privata. La ritrovarono? Chi? Papà non gliel'ha detto. Oh, sì, certo, mi ha parlato di Reagan, ma non è lui che lo interessa. Era questo che voleva che le dicessi? Non mi importa molto di quello che dice, signor Marlowe. Allora le rubo il tempo. Addio, signora Rutledge. Ecco, lui è macchiato di sudore perché esce da una serra. Il padre era tanto malato e tanto vecchio che doveva vivere in una serra riscaldatissima perché stava male. Questo stabilisce il clima. Le due sorelle, una lei è una persona relativamente per bene, l'altra sorella è la più giovane, completamente ninfomane e drogatissima, per cui per questo si comincia nella corruzione. Addirittura tutto il giallo ruota attorno a un traffico di fotografie pornografiche, il che oggi farebbe ridere, però a quel tempo erano molto proibite e c'erano anche degli omicidi a causa di questo nel film Il Grande Sonno. Avete visto che questa è una scena di commedia dove scherzano i due. È interessante raccontare questo, che il film è stato mostrato un'anteprima a sorpresa. Gli americani all'epoca, forse anche adesso, facevano le sneak previews, l'anteprima sorpresa, cioè si entrava in un cinema dove davano un film e si proiettava un altro film per testarlo, il film nuovo, per vedere il pubblico come reagiva. A volte reagiva bene, a volte reagiva male. In questo caso hanno reagito malissimo e quindi si sono domandati perché, e hanno fatto un cambiamento. Hanno tagliato diverse scene serie e hanno rigirato delle scene di commedia. In questo modo il film è andato bene. È una cosa che ogni tanto funzionava. Anche film come Mezzogiorno di fuoco, per dire, cambiando, che ha avuto una reazione negativa in queste anteprime, cambiando poche cose, aggiungendo i primi piani degli orologi, di elementi di suspense, ha funzionato e poi ha avuto fortuna. Direte l'indipendenza dell'artista che dovrebbe non essere contaminato dall'industria. Anche gli artisti che facevano quei quadri lì venivano in qualche modo controllati dai preti, dalla chiesa, dovevano rispettare certi canoni, e però dentro questi potevano fare un sacco di cose. Fiume Rosso, torno al Fiume Rosso di prima, rimaniamo sullo stesso regista e aumenta la confusione. Il Fiume Rosso, per esempio, è un film molto laico, l'ho già detto, darwinista, la legge, la selezione del più adatto. E il centro cattolico, anche se adesso sorrideremmo di questo, l'aveva classificato escluso per tutti, perché il centro cattolico, che erano i preti del Vaticano che avevano e che hanno ancora adesso un ufficio per valutare i film, anche con molta severità, ma a volte con molta competenza, si erano resi subito conto che quel film lì era un film abbastanza amorale rispetto alle regole della morale. E quindi era proibito per le parrocchie, cioè non si poteva mostrare il Fiume Rosso in un cinema parrocchiale. Non dico poi il Grande Sonno, che era considerato completamente amorale, ma in fondo giustamente, perché il Grande Sonno e tutti questi film noir avevano un certo relativismo nel giudizio morale. Questo non gli impediva agli eroi, come Bogart, di doversi comportare bene, ma era sempre un bene relativo. Era sempre un frequentare i bassi fondi e via dicendo. Adesso si fanno ancora dei film come Il Grande Sonno ancora più spinti, cioè dove l'eroe picchia il nemico. Anche in televisione abbiamo visto, c'è quello ambientato in Val d'Aosta che si chiama Giannini, sì. E come si chiama la serie? Il commissario? Schiavone. Oh, bravo. Ecco, Schiavone nel suo piccolo è uno che emula gli eroi del mar, nel senso che picchia a volte anche una donna, picchia, mi ricordo, quando interroga. Ecco, una cosa che nella televisione di una volta non si poteva fare e adesso si può, e così c'è un procedere lento, elastico, una trattativa, un compromesso tra le regole del genere e le regole morali e i gusti del pubblico e anche un po' lo spirito del tempo, e quindi un aumento del realismo. E adesso, dopo Il Grande Sonno, vediamo niente meno che Casablanca. Casablanca è il film forse più mitico in assoluto che è stato fatto in America. Casablanca è un po' noir, è un po' un film avventuroso, resistenziale, perché parla di resistenza, però la resistenza fatta in Africa, fatta in Marocco.
Il Marocco a quei tempi era dentro la era una colonia francese, dentro un territorio francese, dentro territorio d'oltremare, dentro la Francia che era governata dal governo di Vichy. Il governo di Vichy era l'equivalente, scusate la semplificazione, era l'equivalente della nostra Repubblica di Salò. E quindi c'erano i tedeschi. C'erano i tedeschi e in questo piccolo tutto Casablanca si svolge in un caffè, il caffè di Rick, il caffè di Humphrey Bogart. Quindi l'aristotelismo. L'aristotelismo che cos'è? È l'unità di spazio. Questa storia molto pittoresca, molto folcloristica, anche molto divertente di Casablanca, si svolge tutto in un caffè, cioè in un'unità di luogo. Dentro questo caffè ci sono 34, mi pare, persone di 34 paesi diversi, almeno gli attori, e anche i personaggi vengono da tutti i posti dell'Europa. Vengono dalla Turchia, dalla Germania naturalmente, perché ci sono i nazisti, che però non comandano loro direttamente. Chi comanda di più è il poliziotto francese, che è uno dei personaggi più belli che possiamo vedere qui. Poi c'è anche un italiano, in una scena a volte tagliata, ma c'è un italiano che viene trattato con molta sufficienza. E poi c'è un pianista americano nero di colore, poi c'è Bogart che è americano, poi c'è un capo della resistenza cecoslovacca, un sacco di gente di passaggio che si scambia delle cortesie, delle corteggiamenti, dei conflitti, delle battute pesanti, le battute pesanti o delle battute divertenti, sempre nell'attesa di questo visto per partire per il Portogallo, cioè per l'America, per scappare. E c'è una storia d'amore in primo piano diventata leggendaria fra Bogart e la Bergman giovanissima, quasi giovanissima attrice svedese che poi era passata in America e via dicendo, e sullo sfondo c'è questa lotta della resistenza, ma anche una lotta molto, quindi tra i resistenti, gli emigrati europei, quelli che erano riusciti ad arrivare fin lì, e i nazisti, che c'è un drappello di ufficiali tedeschi, e la polizia francese di Vichy, un po' corrotta e un po' necessariamente al servizio dei tedeschi. E uno dei personaggi più belli è questo ufficiale della polizia francese, che è molto furbesco, ha una faccia piena degli sguardi pieni di intelligenza, ed è il personaggio più ambiguo, più bello, secondo me, tra i personaggi secondari del film. Poi c'è addirittura un turco col fez, e vi è numero, perché dovreste vederlo, perché ha detto chi l'ha commentato meglio è stato Umberto Eco. Umberto Eco, parlando di questo film, ha detto: un cliché in un film fa cattivo gusto, 100 cliché fanno un capolavoro, cioè 100 luoghi comuni, 100 macchiette, sono tutte delle macchiette questi personaggini qua, però macchiette di alto livello. E quindi c'è l'incanto, il divertimento, il grande divertimento che si prova, la grande gioia che si prova, che io provo, che tanti hanno provato vedendo questo film. Tanti è passato alla leggenda perché tanti in America imparano a memoria le battute di questo film, perché è sempre un po' fumetto. C'è in questi film una parte di fumetto e una parte di grazia e una parte di originalità. Suonami una vecchia canzone, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply. Non fate lo stupido, non potete fuggire. Dovete aiutarmi, fate qualcosa. Oh, io non mi impiccio per nessuno. Ottima politica estera. And when two lovers woo, they still say I love you. Ieri siete tornata per dirmi perché non veniste quel giorno alla stazione? Sì. Bene, ditemelo adesso, non sono ubriaca. È arrivato un uomo a Casablanca diretto in America e gli offrirà una fortuna a chiunque possa fornirgli un visto di passeggio. E come si chiama? Lei era sposata col capo della resistenza cecoslovacca. Non c'è dubbio che avete sempre combattuto. Ma innamorata di Bogart. La politica non mi interessa, io gestisco un locale. Alla fine sapete, lascerà Bogart per il senso del dovere. A un uomo che cerca di convincere se stesso di qualcosa cui egli non crede. Ognuno ha il suo destino. Alla tua salute, bambino.
Ecco, questa canzone, che è cantata da quel pianista nero che avete visto, ma non è suonata da lui, perché lui non sapeva suonare, era un batterista, però era adatto a questa parte. Allora dietro la porta c'era un vero pianista che suonava, perché in America fanno tutto in presa diretta, fanno tutto, non doppiano i film, non doppiavano allora e non doppiano nemmeno adesso. 42 è uscito, no, dopo guerra è uscito questo, no? Non c'era nessun problema, no? Nel dopoguerra. Beh, era un film di propaganda americana contro i tedeschi, anzi hanno girato anche una scena dove i due, il film finisce con Bogart e il francese Claude Rains che fanno amicizia e lasciano Casablanca, infatti dicono, mentre la Bergman prende l'aereo con il marito perché era il richiamo della patria e anche il richiamo del matrimonio, cioè un adulterio piccolo, un ex adulterio perché non era consumato a Parigi prima di arrivare a Casablanca, poteva essere tollerato in un film così, ma finirlo con lei che lascia il marito non si poteva, anche se fino all'ultimo il regista ha detto a lei fai degli sguardi neutri perché così decideremo poi all'ultimo se farti sposare Bogart o l'altro, perché sarebbe stato anche un po' scandaloso ma bello che lei rimanesse con l'amante, insomma, diciamo, cioè con Bogart che era anche il divo. Allora hanno girato, per essere tranquilli, un postilla, un epilogo patriottico dove Bogart e Claude Rains in uniforme si rivolgono al pubblico e dicono bisogna intervenire in guerra, una frase proprio di propaganda antitedesca, ma poi si sono resi conto che era molto più bello finirlo su quelli che partono e basta. E mi pare che dica nel finale Bogart stava nascendo una grande amicizia, quindi l'amore, si è sacrificato l'amore in nome della lotta patriottica e in nome dell'amicizia, perché anche bello Bogart, il fascino di un perdente, in qualche modo è un perdente, uno che sa rinunciare, uno stoico che sa rinunciare a qualche piacere immediato per qualche piacere più lontano. Ma poi il grande divertimento e il fascino di Bogart in questo film è il guardare dall'alto di questo suo locale notturno tutte le miserie anche e i conflitti che si svolgono fra gli europei, perché lui rappresenta anche un po' l'isolazionismo americano, metaforicamente, che a un certo punto l'eroe, come nei western, l'eroe che se ne sta per conto suo perché è più bravo degli altri, più intelligente e tutto quanto, ma quando proprio non si può restare indifferente interviene. Così Bogart, così l'America a Casablanca, poi lì hanno fatto anche la prima conferenza agli alleati con Churchill e con Roosevelt, quindi ha preso poi un significato anche simbolico al di là del film. Ora siamo sempre nel noir con La fiamma del peccato. La fiamma del peccato è un black melodramma, cioè un melodramma criminale. Melodramma perché è una storia d'amore coniugale, una storia di amore adulterino e un po' come era Ossessione di Visconti. Ossessione era tratto dal Postino suona sempre due volte di James Cain, Cain si scrive, anche questa Fiamma del peccato è tratta da un romanzo di James Cain e ha una trama abbastanza simile, ma è fatta in America con dei criteri diversi. È la storia di una donna bella e poco insomma, bella e insoddisfatta e inquieta, che è sposata a un uomo vecchio, un uomo anziano, ricco, e allora invece di lasciarlo pensa bene di sedurre un agente delle assicurazioni e di uccidere il marito con la sua complicità. Lei è Barbara Stanwyck e l'assicuratore è Fred McMurray, che non è proprio il massimo per fare il delinquente. Comunque è bello vedere come nasce questa passione, vediamo lei addirittura con un asciugamano, a volte in un asciugamano, che era una cosa molto ardita per l'epoca, vediamo soprattutto lei con un braccialetto alla caviglia, che adesso si portano, credo, sulla spiaggia, ma all'epoca era proprio una cosa che connotava il vizio assoluto, portare un braccialetto alla caviglia. E poi lei glielo fa capire molto chiaramente, le fa capire chiaramente le sue intenzioni. Ammazzano il marito, però c'è un assicuratore, no, c'è un, come si può dire, un sorvegliante dell'ufficio, un rappresentante dell'agenzia di assicurazioni che non si fida, che vuole indagare, che è Edward G. Robinson. C'è un certo equilibrio delle simpatie. Questa è una cosa che diceva Truffaut, non di questo film, che lui sosteneva che nei film bisogna
stare attenti a distribuire le simpatie, non tanto per dare la simpatia al cattivo più che al buono, ma per non fare che il pubblico si affezioni solo a un personaggio e sia poi scontato quel che succede. Anche in questo film, che è tutta una, come si può dire, un'esaltazione del vizio, del delitto, però poi c'è Edward G. Robinson, che in realtà è l'unico simpatico. Lei è bella, è sexy, vabbè, anzi bella no, è attraente, ma Edward G. Robinson, il detective, che adesso non vedrete, credo, è il più simpatico del film. Edward G. Robinson era uno che all'epoca aveva fatto tante parti di gangster cattivissimo e riusciva a farle benissimo. Anche Bogart, prima di fare il detective, faceva il bandito. Ci sono questi spostamenti di ruolo che sembrano scontati, ma non lo erano all'epoca. All'epoca gli attori erano molto incollati alla loro parte, poi qualche volta se ne discostavano e andava anche bene. Per esempio qui Edward G. Robinson e in altri film Bogart, che quando faceva il cattivo nei western erano delle parti secondarie, quando ha cominciato a fare Il mistero del falco, dove fa il detective, o Il grande sonno, come qui, ha fatto un salto di qualità molto grosse. La fiamma del peccato. La fiamma del peccato, la sceneggiatura poi è scritta da Chandler. Chandler è un altro autore di gialli, è quello che aveva scritto Il grande sonno. Quindi vedete come a Hollywood c'era una concentrazione di talenti che riuscivano a collaborare fra loro, anche persone che si detestavano, sempre sotto la ferula, sempre sotto la guida della produzione, che passa per una produzione, si dice i produttori erano tiranni e rovinavano i film, erano tiranni, a volte erano anche ignoranti, però avevano il fiuto per capire cosa andava e cosa non andava e come riuscire a mettere assieme questa gente, poi mettere assieme Via col vento, poi è un altro esempio enorme, ma anche La fiamma del peccato, tanti film sono stati fatti da persone che si odiavano fra di loro. Johnny Guitar, il mitico western femminile, Johnny Guitar, per fortuna non ci sono scene così non ve le facciamo vedere, e se no non finiamo più, il mitico western femminile con due donne, la buona e la cattiva, che è una cosa rarissima nella storia del western, è un film che è stato portato avanti da persone che si odiavano, proprio uso questa parola giustamente, si odiavano, cioè John Crawford, che odiava il regista, tutti odiavano lei, lei che faceva la buona nella vita era una donna orribile, ma sono riusciti a fare un film importante, anche lavorando per un mese detestandosi. Questo succede anche nel mondo del lavoro, non è questione, fa più ridere e fa più colpo nel mondo del cinema, perché poi uno deve abbracciare, baciare, odiare quello sbagliato e via dicendo. Scusa, hai uno sguardo di leggera impazienza, vuol dire che siamo andati avanti troppo. Voglio solo tu sappia che avevi sotto il naso qualcosa di importante e ti è sfuggita. Questo è Edward G. Robinson, tu a quella sinistra. Un portento come investigatore, una specie di Sherlock Holmes. Può darsi. Ma diamo uno sguardo alla pratica di Frickson. Infortunio e doppia indennità. Fossi bravo all'inizio, Chris. Dicesti niente infortunio. Esatto. Dicesti niente suicidio. Esatto. Dicesti omicidio. Esatto. Credevi di avere in pugno la faccenda. Come si trattasse di un piccolo giocattolo a sorpresa. Era perfetto. O quasi, perché commettesti uno sbaglio. Un leggero sbaglio. Al momento di prendere l'assassino hai fatto ciletto. Sai chi ha ucciso Dietrichson? Chi ti ha aggrappato al tuo sigaro, Kiss? Io l'ho ucciso. Ma sì, io, Neff. Assicuratore. E da 35 anni scapo alla salute buona. Almeno fino a poco fa. L'ho ucciso io. L'ho ucciso per denaro. E per una donna. E non ho preso il denaro. E non ho preso la donna. Bello affare. Ecco, mi dimenticavo di dire una cosa importante. Tutto questo film è raccontato in flashback da lui, Fred McMurray, che sta morendo.
ha appena ucciso la donna, è stato ferito mortalmente da lei ed è tutto raccontato come passato, come flashback. Spesso in questi film erano pieni di flashback, anche per dare una suggestione in più, per dare una suggestione di incertezza, di instabilità temporale, oltre che morale, a questi racconti qui. Ma erano flashback abbastanza comprensibili. Si capiscono anche adesso. Mi ricordo una notte di Capodanno, abbiamo fatto una festa al Film Story, parlo di cose mie quindi dovrei non parlarne, e ci ha fatto lo scherzo, il quiz, il direttore del cinema, di dare uno di questi film invertendo le bobine e invertendo i flashback, per cui era completamente impossibile ricostruirle. Però dico questo per dire che è importante, è una grossa risorsa in più per gli autori di questi film usare i flashback. In questo film era stato girato anche un epilogo in cui Fred McMurray finisce nella camera gas. Finisce nella camera gas e l'altro lo accompagna e lo vediamo perché dopo che ha commesso questi due delitti viene condannato a morte. Però poi è stato girato, ma poi quando l'hanno visto hanno deciso che era troppo forte e che bastava far capire che sarebbe stato condannato a morte. No, non solo, era ferito mortalmente, quindi bastava far capire che lui restava lì e non veniva curato. Forse è stato meglio così, perché è un genere anche crudo ma allusivo. Il cinema americano può essere crudo e allusivo. In queste cose della violenza e del sesso poi non ne parliamo. Arriviamo alla Furia Umana. La Furia Umana è un film che dovete vedere, o meglio di cui dovete vedere il trailer, perché è la storia di un gangster, il più cattivo che si sia mai visto, uno dei più cattivi, ma anche il più energico, è un film molto energetico. Cioè questo gangster non più giovane, interpretato da James Cagney, che era già stato nel passato nemico pubblico, era stato un normale gangster degli anni 30, in questo film del 48, dove già è più abbastanza vecchio, fa un gangster molto violento, fa delle cose terribili, per esempio fa prigioniero nel cofano, nel portabagagli della macchina, un suo sgherro traditore e gli spara, poi dice ti do un po' d'aria, ti faccio respirare, e gli spara attraverso il portabagagli. E poi ride e poi alla fine sale su una fabbrica incendiata e dice sono sul tetto del mondo e ride. Poveretto, è un megalomane, che è una delle caratteristiche di questi personaggi a volte, anche Scarface, è un solitario perché è già un'epoca di declino, ma la cosa che umanizza questo gangster è l'epilessia, è un malato di epilessia e l'unico modo per curare queste crisi di epilessia è sua madre, è un gangster mammista che ha una moglie che lo tradisce e che lui picchia, che tratta malissimo, ma è molto legata alla madre. Quando ha queste crisi epilettiche la madre gli fa due carezze in testa e gli passa la crisi. Ho visto questo film con una compagnia di neurologi, no, non che vada abitualmente con i neurologi, ma in una televisione specializzata di medicina hanno invitato i neurologi e si mettevano a ridere perché hanno detto che le crisi di epilessia non è che passano con due carezze in 5 minuti, sono purtroppo delle cose molto lunghe. Però il film è bello lo stesso e c'è questa energia di quest'attore incredibile che adesso vedremo forse in un trailer, sì. Cody, huh? You got a good memory for names. Too good. What do you like that, boys? A cop. And I was going to split 50-50 with a cop. Now tell me you're glad to see me. Only say it slowly. All I wanted was for you to come back. That's the truth. I love you, Cody. I love you. I look good in a mink coat, honey. You look good in a shower curtain.
It was Big Ed. He told me to do it. You wouldn't kill me in cold blood, would you? No, let you warm up a little. Let him have it. Oh, no. And lose our ace in the hole, he's going to walk us out of here. Ain't you, copper? Ed. Still got nerves? Adesso passiamo al musical, come state vedendo. Il musical è un altro genere tipicamente americano, che adesso non si fa più, ma negli altri paesi non si è praticamente mai fatto, tranne qualche film operetta viennese, ma è un'altra cosa. In Italia si facevano i film con le canzoni di Gino Lattillo, di Gianni Morandi, ma era un'altra cosa. Il musical è molto complicato e anche molto costoso, perché ci voleva un balletto, una coreografia, anche molto complicate. Le prime, nei primi anni 30, e più belli erano quelli coreografati da Busby Berkeley, che faceva questi caleidoscopi con 100 donne o 50 donne che sembravano 100, con un gioco di specchi, con delle cose molto abili che davano l'idea dell'erotismo e dell'arte e della danza. E vediamolo adesso, questa è 42esima strada. La metamorfosi continua. Abbiamo visto, questo è solo un brano, quello che abbiamo visto di questi balletti, di questi numeri musicali. Di solito c'era una scena in prosa, diciamo così, dove c'erano il retroscena di un balletto, di una compagnia di riviste che magari non trovavano soldi, magari un'attrice si innamorava di un produttore e via dicendo, intervallate da queste scene stupende acquatiche o non acquatiche o coreografiche, fatte di metamorfosi, fatte come una specie di caleidoscopio erotico, chiamiamolo così. Alcuni di questi film sono davvero molto belli, ma anche questo che è 42esima strada. L'altro filone del musical di quella stagione è quello dato dalla coppia Fred Astaire e Ginger Rogers. Qui non c'erano effetti coreografici particolari, non c'erano compagnie di balletto, perché c'erano solo loro due. Loro due che si equilibravano perfettamente, Fred Astaire e Ginger Rogers. Lui era la classe, l'aristocrazia, era d'origine austriaca, e si chiamava Austerlitz, mi pare. E lei invece era il sexy, la
un po' la volgarità plebea e l'erotismo, e il contrario, e la vitalità che lui non aveva. Lui aveva questa grande eleganza, ma poi si combinavano magnificamente in questo passo a due che facevano, ne vediamo uno, ma sono tutti molto belli. E adesso restiamo nel musical e passiamo alla stagione successiva del musical, che è quella dei musical della Metro-Goldwyn-Mayer, che di bello che cos'hanno? Che si passa continuamente dal balletto al sogno, oppure dal balletto dentro una stanza all'aperto per modo di dire, perché era sempre l'aperto dentro gli studios. Per esempio Un giorno a New York, quello non lo vedremo adesso perché tutto non si può vedere, ma è l'esempio anche quello di questo passaggio, di questo realismo maggiore del musical, che va, della varietà di stili di ballo e di realismo che ci sono dentro questi film come Un giorno a New York, Spettacolo di varietà e via dicendo. E adesso, secondo me, ma forse sbaglio, vedremo Cantando sotto la pioggia, che è un esempio massimo. Ecco, il musical è l'ottimismo americano, è l'ideologia della felicità, è stato detto. Non c'è felicità più dirompente di quella che vediamo in certi musical. Adesso vedremo Cantando sotto la pioggia, ha una scena stupenda, proverbiale più che stupenda, dove vediamo Gene Kelly che balla meno bene di Fred Astaire, è più uno sportivo che un ballerino elegante come era Fred Astaire, ma gli anni sono diversi. Gene Kelly che sotto la pioggia chiude l'ombrello e balla sotto la pioggia, è sempre più contento. Ecco, una contraddizione essere felici quando ci piove in testa, e invece questo è il paradosso del musical, è solo uno dei. Adesso vediamo, poi vi infliggerò qualche altra spiegazione. Hey, there's Don Lockwood! Tell us how it all happened, from the beginning. Well, at first we set the stage with a song. Questo è Gene Kelly, eh? Talking pictures, public is screaming for more. Make a musical. Musical? Sure. Make a musical. Good morning. Good morning.
We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Ecco, attenti adesso quando si siedono sul... The show must go on. Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? Laugh, laugh. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. From where I stand, the sun is shining all over the place. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. And singing in the rain. Ecco, non vi sto a raccontare la trama, ma la cosa bella è che qui Gene Kelly ha due donne a cui può ambire, la giovane Debbie Reynolds e un'altra, quella più truccata, un po' più volgare, che vediamo in un certo momento, e poi in realtà ne sceglie una terza che non esiste, ma che esiste solo nel sogno, Sid Cheris, che è quella che vediamo ballare ogni tanto, quella più bella, che era poi una ballerina classica, non esiste nella trama del film, esiste solo nei sogni che fa Gene Kelly. Quindi c'è questa varietà di forme, di amore e di ballo, di erotismo che c'è in questi film di questa stagione. E un altro è spettacolo di varietà, è sempre bel tempo e via dicendo. Sono i più policromi film, sono i più chiassosi e in fondo i più interessanti di tutti di questo genere musical. Vi avevo detto per un attimo, guardate la ragazza quando si butta sul divano, perché lei quando fa quella capriola, da perfetta ballerina, poi si aggiusta la gonna, e Truffaut, il regista francese, dice che bello quel gesto, è una ragazza che non vuole aggiustarsi la gonna per non far vedere le gambe, come farebbe una non ballerina normalmente. Perché Truffaut gli piaceva? Perché lui piaceva cogliere i dettagli e mettere i dettagli veri anche in una cosa rituale, stilizzata, come in questo caso è il ballo. Cioè l'attrice che fa un gesto spontaneo, questa è un po' la spiegazione della Nouvelle Vague. Ecco, non faremo una serata sulla Nouvelle Vague, ma basta dire questo per capire lo spirito, e poi bisogna accontentarsi. Ah, ecco, la commedia, questa è la costola di Adamo. Si vedono tante commedie in America, la commedia è il genere più incomprensibile per noi. Ci piacciono, ci divertiamo, vediamo i film con Julia Roberts, ci hanno sempre divertito le commedie americane, ma abbiamo sempre capito che ne abbiamo capito, per bene che vada, il 40%. Perché questi dialoghi di questi film sono pieni di allusioni che un non americano non capisce. Ma ci divertiamo lo stesso, come i film italiani con Gassman, con Sordi, se li vede un americano perde almeno la metà. Ma si divertono lo stesso perché parlano bene dei nostri film anche dopo decenni, anzi ne parlavano male all'epoca e adesso cominciano ad apprezzarli. Questa è una storia, una commedia coniugale dove Spencer Tracy e Katharine Hepburn, che erano compagni forse anche nella vita o forse non erano neanche eterosessuali, quindi era un amore più platonico, più forte dell'amore, ma comunque era un sodalizio fortissimo nella vita, e qui fanno la parte di due avvocati rivali che uno difende e l'altro accusa una ragazza. E vediamo tutti i sottintesi stupendi, divertenti, fra questi due coniugi. Vediamo. Possiamo procedere ora senza chiamarne ed esaminarne altri? Si proceda. Ponga la mano sinistra sulla Bibbia e alzi la destra. Giura di rispondere con sincerità a tutte le domande che le verranno poste riguardo alla sua competenza come giurato imparziale in questa causa condotta dallo Stato di New York contro Dora Szabo, coniugata Attinger? Giuro. Goodbye, Amanda. Che ti prende? Non vuoi che ti massaggi? Cosa, sei arrabbiata per lo sculaccione? No. E per...
Cosa allora? L'hai fatto con rabbia, eh? L'hai fatto con voluttà. Ma no, sì, invece io... ne sono certa, distingo uno schiaffetto da una manata. Va bene, va bene. Non va bene affatto, ti assicuro che non ci tengo ad espormi a questa tua tipica, connaturata brutalità maschile. Oh, bubbole. E ho sentito che non solo l'hai fatto con gioia, ma che credi di avere il diritto di farlo. L'ho sentito. Ma che cos'hai di dietro, un apparecchio radar? Sei avvelenato contro di me, vero? Oh, non essere ridicola, ridicola! Ecco, la prova! D'accordo, allora, sono in collera, molto anche. Che ci vuoi fare? E perché lo sei? Lo sai bene! Per via di Pippo? Perché si sta divertendo a tue spese? No, perché tu ti stai divertendo e ti diverti in modo poco bello in quel tribunale. Stai prendendo in giro la legge e non mi piace. Mi vergogno di te, Amanda. Davvero? Sì, davvero. Abbiamo avuto qualche disaccordo io e te e io ho sempre cercato di capirti. Ma questa volta non ci riesco, te l'assicuro. Non hai cercato di capirmi questa volta. Non hai alcun rispetto per la mia... Ecco qua. Oh, ecco che ci risiamo. La solita storia. Oh, effetto garantito. Una lacrima femminile fa sempre miracoli. Ma stavolta non attacca. Per conto mio puoi piangere fino al momento della sentenza, ma non servirà a darti né ragione né a farti vincere la tua causa. Adamo, ti prego, cerca di comprendermi. Lo vuoi il massaggio? Vuoi un cognac? No. Vuoi qualche altra cosa? Cosa, tesoro? Ai, voglio essere maschia! La mano sinistra sulla Bibbia e alzi la destra. Giura che la sua testimonianza alla corte e alla giuria in questa causa sarà la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità? Giuro. Si sieda, prego, il suo nome e indirizzo. Dottoressa Margherita Brodick, 80esima strada 58. Offesa alla nostra professione. Col permesso della corte protesto energicamente contro i metodi usati in questa causa, poiché trovo che è un vero e proprio insulto alla dignità della corte. A noi tutti piace il circo, a me piace quanto a tutti gli altri. Ma adesso mi sembra che... Il bello di questi film, questa è una delle più belle commedie sofisticate che siano state fatte, è che passavano dal dialogo coniugale intelligente, anche ironico, alla scena da bambini quasi, come quando quella donna forzuta prende su la Spencer Tracy, o quando lei gli dà un calcio. È un'alchimia difficile, erano scritti da una coppia di sposi, i coniugi Canin, scrivevano tutti questi film dei due e il risultato sono questi film che sono molto belli e sono verosimili malgrado le esagerazioni. Ecco, perché se una commedia con Gassman uno avesse detto Giovanna Rale ti dà un calcio, dice ma no, come fa, sono cose da bambini, e invece riuscivano a funzionare quando c'era questa perfetta alchimia. A proposito di verosimiglianza, vediamo adesso A qualcuno piace caldo, che forse molti di voi hanno già visto. A qualcuno piace caldo è una farsa, cioè un film comico poco credibile, esagerato, una situazione comica in teatro o al cinema, ma la sua specialità di questo film l'ha detta bene Buster Keaton, è quel comico del muto che abbiamo visto l'altra volta. Buster Keaton ha detto: a qualcuno piace caldo è l'unica farsa verosimile, perché questo è un film, ha una trama pazzesca, incredibile, ambientata negli anni 20, negli anni del proibizionismo, è la storia, merito di raccontarla in due parole proprio per spiegare perché è scritta bene. È la storia di due musicisti, due contrabbassisti degli anni 20 che si trovano a essere testimoni della strage della notte di San Valentino, per cui i gangster li cercano per ammazzarli. Allora loro si travestono da donne e si fanno assumere in una banda musicale di donne, la cosa è abbastanza già incredibile che si possa credere che quei due uomini travestiti siano due donne e possano viaggiare, andare in Florida, prendere il treno e via dicendo. La cosa sarebbe poco credibile, tanto che
hanno provato a fare una scena a colori, ma hanno visto che era troppo finta, perché cresceva la barba ai due, e quindi l'hanno poi fatto in bianco e nero, che funziona anche meglio perché è più stilizzato. Ma e poi era molto complicato recitare con la gonna, avevano dei sistemi di sopravvivenza idraulici, diciamo così, molto complicati i due attori. La cosa è incredibile, ma al tempo stesso sta in piedi. Volevo fare degli esempi, per esempio, no, sta in piedi perché? Sta in piedi perché c'è una cosa che gli americani chiamano hammerlock. L'hammerlock è una presa della lotta libera, quando uno dei due lottatori prende l'altro per il collo. Così in questa trama prende per il collo noi, perché quei due lì, se si dimostrano come uomini e non come donne, vengono ammazzati subito. Quindi bisogna assolutamente, dai gangster, quindi bisogna assolutamente mantenere il travestimento da donna, anche se costa fatica ed è complicato evitare di essere scoperti. E questa è una delle ragioni per cui questa è un film credibile, anche malgrado le esagerazioni. Questa scena è abbastanza curiosa, adesso la vediamo. È stato tutto bene? Ecco, sono tante cose da dirti. Jack Lemmon è la donna. E sono fidanzato. È un corteggiatore anziano. Ah, congratulazioni. Chi è la fortunata? Io. Cosa? Osgood mi ha chiesto la mano. Pensiamo di sposarci a giugno? Ma sei diventato fatto, non puoi sposare Osgood. Lui è lusingato, Jack Lemmon, perché ha trovato un corteggiatore anziano che la vuole sposare. Ma perché no? Si è già sposato. Dimentica di essere un uomo. Ma tu sei un uomo, perché un uomo dovrebbe voler sposare un altro uomo? Per sistemarsi. Jerry, è meglio che ti dirai, e tu non stai. Ma la smetti di trattarmi come un lattante, non sono uno stupido. Lo so che c'è una difficoltà. Ah, ecco, direi anch'io. Sua madre ci serve il suo consenso. Ma non mi preoccupo, perché io non fumo. Jerry, c'è un'altra difficoltà. Quale? Hai pensato alla luna di miele? Ah sì, ne abbiamo già discusso. Lui vuole andare in Riviera, ma io insisto per le cascate del Niagara. Jerry, sei matto dalle gare, ma come speri di farla franca? Ma non mi aspetto che duri, Joe. Gli dirò la verità quando verrà il momento. E cioè subito dopo la cerimonia. Così otteniamo l'annullamento, lui mi dà una bella sistemazione e io mi becco gli alimenti ogni mesetto. Jerry, ascoltami. Sono le leggi, le convenzioni, sono cose che non si fanno. Joe, forse è l'ultima occasione che ho di sposare un milionario. Senti, Jerry. Jerry, vuoi starmi a sentire? Scordati questa storia, eh? Devi ripetere a te stesso, sono un uomo. Sono un uomo. Sono un uomo. Ecco, così va meglio. Sono un uomo. Sono un uomo. Oh, vorrei essere morto. Sono un uomo. Che scalogna. E ora che ne faccio del regalo di fidanzamento? Che regalo di fidanzamento? Oh, scusa, mi ha regalato un braccialetto. Ehi, sono diamanti veri. Certo che sono veri. Credi che il mio fidanzato sia un disgraziato? Ora dovrò restituirglielo. Un momento, Jerry. Eh? Non precipitiamo. Non è mica il caso di offenderlo, vero? Un momento! Ecco, avete visto le maracas, con quello strumento che usano sempre? Hanno fatto la scena senza quella cosa lì e il regista ha detto non funziona, non fa ridere. Ha aggiunto le maracas e danno un certo movimento, un certo ritmo e danno una certa allegria, per cui sopportiamo questa cosa poco credibile. Il film è ispirato a una farsa tedesca molto più scollacciata del film, dove c'erano continui travestimenti, doppi sensi e molte oscenità, che naturalmente qui non le ritroviamo. Una delle gesti, delle trovate più intelligenti di Billy Wilder e del suo sceneggiatore è stato di evitare completamente ogni allusione omosessuale. Questo l'hanno detto loro, non lo sto dicendo io. Loro era molto puritano, pur essendo un uomo che aveva visto di tutto in Germania, poi in America. Anzi, tra di loro, lui e lo sceneggiatore avevano deciso, dice, quando facciamo queste scene usiamo un linguaggio che può essere usato anche in un congresso medico, visto che bisogna parlare di certe cose. Ma soprattutto hanno deciso, e questo è importante per il realismo del film, di evitare che chiunque dei due personaggi avesse delle pulsioni omosessuali. Loro devono
non solo, Tony Curtis deve corteggiare e desiderare Marilyn Monroe, che qui non la vediamo ma ha un ruolo quasi secondario nel film. L'altro, Jack Lemmon, non deve fare niente, cioè deve, sì, vorrebbe far la corte anche lui alla Monroe, alle donne, ma non può fare niente, è solo una vittima del suo travestimento, è prigioniero di questo ruolo di donna. Infatti quando poi è abbastanza divertente, poi lo vedrete se l'avete visto, viene corteggiata da questo novantenne, questo miliardario che sembra vecchissimo, ma ovviamente non possono combinare niente. Per cui a causa di queste cose il film non è stato proibito dal codice in America, non è stato assolutamente nemmeno vietato ai minori in Italia. Il centro cattolico l'ha messo escluso per tutti, ma perché dice, vabbè, giovanotti vestiti da donna non si possono vedere, ma è un giudizio abbastanza mite. Se uno racconta il film dice, ma come, non è scandaloso. Se lo vedete, una delle acrobazie, delle diplomazie, è un talento anche autocensorio di chi ha fatto questo film, e anche nel renderlo abbastanza per tutti. E il meccanismo, poi c'è questo grande meccanismo, questo crescendo comico che porta all'inseguimento con i gangster che inseguono i due musicisti e via dicendo, che lo rende un piccolo classico del cinema comico. Poi Billy Wilder ha fatto un film ancora più bello di questo, che è L'appartamento, che invece L'appartamento è la storia di Jack Lemmon, che è un impiegato solitario che si innamora della ragazza dell'ascensore, che era Shirley MacLaine, eccetera, eccetera. Sono stato un po' prolisso, ma adesso David O. Selznick Production. Ecco, arriviamo a Via col Vento, con la sua sigla, che conoscono tutti quelli che guardano Bruno Vespa tutte le sere. Ecco, vediamo. Volta in America, una terra abitata da gente spavalda, ricca di piantagioni di cotone, chiamata il Vecchio Sud. Era un mondo aggraziato, destinato a scomparire. Un mondo di galanti cavalieri e di gentili dame, di padroni e di schiavi. Clark Gable e Rhett Butler. Vivian Leigh e Rossella O'Hara. Leslie Howard e Ashley Wills. Olivia de Havilland e Melania Hamilton. Oh Ashley, ti amo. Ti ho sempre amato, non ho mai potuto amare nessun altro. Lo sai che ho sposato Jazz solo per te. Ashley, dimmi che anche tu mi ami. È il ricordo di un sogno di tutta una civiltà spazzata via dal vento. Ora torna sugli schermi il più memorabile spettacolo cinematografico di tutti i tempi. La guerra civile americana è il vasto e pittoresco sfondo su cui si svolge l'immortale storia d'amore di Rhett Butler e di Rossella O'Hara, nel film prodotto da David O. Selznick, dal romanzo di Margaret Mitchell, Via col Vento. Acclamato, il più amato film dei nostri tempi. Via col Vento. Ray! Dove vai? Che sarà di noi? Che farò? Francamente, cara, non me ne importa niente. Questo è il film americano per eccellenza, il film di cui autore è il produttore O. Selznick, che ha messo d'accordo un sacco di cose, ha preso il libro più giusto, ha scelto gli attori lui scartandoli tutti, scartando i registi e facendole, e mettendone altri, mettendone uno al posto di all'insaputa di un altro, prendendo un'attrice inglese dopo che aveva provinato tante americane. Vivien Leigh era la moglie di Laurence Olivier.
Clark Gable invece era americano. Ma la cosa curiosa è che questo film, che viene tramandato, è un film del 39, in Italia è uscito dopo la guerra, questo film che viene tramandato come il film dei buoni sentimenti, un film che tutti possono vedere, un film edificante, in realtà non è affatto così, perché questa personaggio qui, Vivien Leigh, Rossella, sposa tre uomini, due soltanto per interesse e muoiono per fortuna, poi sposa Clark Gable, ma c'è un rapporto molto conflittuale. Lei in realtà è innamorata di Leslie Howard, cioè quello biondo con la divisa da sudisto, ma lui non ricambia l'amore, lei vuole rubarlo all'altra donna, quella per bene, che è Olivia de Havilland, e quindi lei è quasi, anzi è stato detto di Rossella, dice, l'unica cosa che le impedisce di essere una sgualdrina è il suo amore per la terra, perché lei darebbe tutto pur di difendere questa fattoria di Tara che viene invasa dai nordisti, passa un sacco di guai, e lei, comportandosi in modo molto spregiudicato dall'atto sessuale, riesce a conservare questa proprietà, trattando male tutti, ma riuscendo poi alla fine a mantenerla. Ma il bello è la modernità, quindi un personaggio come quelle che vedete nelle fiction come Dallas, Dynasty, quelle donne d'affari, anche lei è una donna d'affari, disposta a tutto pur di vincere negli affari, però punita dalla sua infelicità in amore. Infelicità in amore è anche malizioso sul lato sessuale questo film, perché avete visto a un certo punto è a letto da sola e sorride compiaciuta. Perché l'avete visto qua nel trailer, no? Sorride compiaciuta perché è stata appena violentata dal marito, perché praticamente lei faceva la difficile e a un certo punto lui le dà un pugno, la porta su in braccio e vediamo che insomma il giorno dopo lei è contenta e sorride. È una cosa oggi sarebbe impossibile fare una situazione come questa, però all'epoca si poteva fare. È anche un film leggermente razzista, perché rimpiange questo sud, questa economia a schiavi o schiavista che c'era in questi posti qui, e c'è un'altra scena molto spinta dove lei si avventura in calesse fuori dalla sua tenuta e viene aggredita da un gruppo, da una coppia di schiavi neri, e viene non mi ricordo più se violentata o riesce a fuggire in tempo, ma è una cosa molto, molto esplicita quello che succede. Anche questo non sarebbe possibile farlo oggi. Ma la modernità delle situazioni è proprio data da questo personaggio, poco edificante, pieno di vitalità. È una donna manager, è una donna, una good bad girl, una donna buona e cattiva, e questo è molto più forte di tutto il lato mielato che ci ricordiamo di questo film quando sentiamo la musica o quando diciamo, ah, ti ricordi i film come Via col Vento? No, non era affatto un film tanto edificante. Ma lo sapevano gli americani di questo, non è che non lo sapessero. Era permesso farlo anche perché era una grande produzione e quindi si permettevano queste cose. Bisognerebbe fare un discorso più lungo sulla censura, sull'autocensura nei film americani, nell'America di allora. E adesso vediamo un altro melodramma che ha il titolo simile a Via col Vento, ma non è Via col Vento, è Come le foglie al vento. Anche qui c'è il vento, perché c'è veramente nel titolo italiano, in americano non c'entra niente, perché era Written on the Wind. Ma il vento dà l'idea della passione, dà l'idea del tempo, e quindi ci sta bene nei titoli. Come le foglie al vento, tra l'altro c'è un'assonanza con Come le foglie di Giacosa, che è un dramma italiano da cui è stato fatto anche un film, e era la storia di un declino di una famiglia di industriali. Anche in questo film americano di Douglas Sirk, non la sto a far lunga, Douglas Sirk aveva lavorato nella Germania, era tornato in Danimarca, poi è tornato in America ed è stato scoperto in America, faceva questi film strappalacrime, però anche qui film strappalacrime fino a un certo punto, perché per esempio anche qui si parla, scusate, io dimentico di aggiornarvi, anche qui si parla di una famiglia di petrolieri in declino, c'è un vecchio petroliere che è il padre, che ha due figli, l'uomo, il ragazzo è un alcolizzato molto debole di carattere, la ragazza è praticamente una ninfomane, che è lei, che è Dorothy Malone. Invece Rock Hudson, che è in macchina con lei, è un uomo povero ma onesto che finirà poi per mettersi con Lauren Bacall alla fine. Ma la cosa interessante in questi film, e soprattutto in questo,
che sono film molto fiammeggianti, sono film pieni di scene forti dal lato dei colori, della musica, di come sono scatenati le passioni e le azioni degli attori. In questi film c'è una trama principale molto convenzionale, molto stucchevole, che sono le persone per bene, cioè Rock Hudson e Lauren Bacall, che poi vedrete o non vedrete, ma è lo stesso. E poi ci sono i due figli, i giovani, che sono i due decadenti, i due viziosi, cioè dicevo il maschio alcolizzato che poi alla fine spara, che poi morirà, e la ragazza che fa tutto, va proprio nei motel con i benzinai, addirittura in una scena si capisce che rimorchia un benzinaio, è uno alle pompe di benzina, e quindi queste scene sono quelle che poi rimangono più nella memoria. Lei ha vinto anche un Oscar come attrice non protagonista, perché era molto brava a fare queste parti, era molto scatenata. Sono tanto belli questi film, malgrado la loro ambiguità, diciamo così, malgrado il fatto che per metà fossero convenzionali e per metà originali, che c'è un regista tedesco che è morto giovane, che Fassbinder, forse l'avrete sentito nominare. Fassbinder era un regista espressionista, omosessuale, comunista, tutto quello che volete, si era innamorato di questi film qua e ne ha scritto e ha cercato anche un po' di imitarne lo stile nei suoi film, che erano melodrammi anche loro. Melodramma vuol dire una storia d'amore, melodramma familiare, storia d'amore sullo sfondo del declino di una famiglia. Qui abbiamo proprio il declino di una famiglia, è come se per metà fosse uno sceneggiato tipo Dallas, ma anche più convenzionale. Per l'altra metà è il giardino dei Fizzicontini, cioè i figli, la decadenza. E questo è il bello, la particolarità di questi film. Un'altra è Allo specchio della vita, dove c'era la nera bianca, quella ragazza con la pelle bianca ma col sangue nero, che diventava una donna scatenata perché non si rassegnava al suo destino di subalternità. Era un modo di affrontare il problema razziale in modo curioso. I'll have you. Marriage or no marriage. I'm in love with. Questo è il figlio, so. Lei invece è la donna per bene, loro in becco. Universal International presents Rock Hudson as Mitch Wayne, who owed everything to the oil-rich Hadleys. Lauren Bacall, who had married Kyle Hadley too soon. Robert Stack as headstrong Kyle Hadley. Dorothy Malone as Kyle's sister. In a tense, frank drama woven of the raw realism of life itself. I didn't take her to the motel. She took me. Your daughter's a tramp, mister. If that ain't plain enough for you, I can put it... As long as he could remember, Mitch, the outsider, the friend, had lent his strength to the Hadleys. To Kyle, too rich, too charming, tortured by a secret that made him lash out at all he loved. To Mary Lee, tormented by longings too strong to control. I can think of much better things than making smart talk. To Lucy, whom Mitch loved in silence because she was Kyle's wife. I respect my marriage. Haven't I? She have children. There's nothing wrong with Lucy. You've never cared about me. Or your wife. And why are you putting your 2 cents in? Only because of Mitch. Because I've never had him. And your wife has. Take me away, Mitch. Take me out of this house. Kyle, I went to see Dr. Cochran this morning. We're going to have a baby. You shouldn't have done that to me. You, Mitch, and your little... How's that nothing to do with me? Lui crede che la moglie sia stata... abbia fatto un figlio con Rock Hudson. Per questo si arrabbia e tira fuori la pistola, poi si uccide. Get out before I kill you!
Adesso dove stiamo arrivando? A qualcuno verrà, secondo me, ce la facciamo sì a parlare un po', sì, ancora tempo. Qualcuno verrà, è un altro melodramma, cioè un'altra storia di amore e di famiglia e di declino e di provincia in questo caso, di conformismo e anticonformismo. C'è Frank Sinatra che è uno reduce di guerra, finisce il servizio militare, anche se l'attore aveva 40 anni, si vede benissimo che non è giovane, ma è lo stesso, torna in provincia, vuol fare lo scrittore, lui ha scritto un libro che non so se era già pubblicato, torna in questa provincia un po' meschina, un po' bigotta. Il suo cognato o fratello faceva il gioielliere, mentre lui era un anticonformista, ripeto, viaggiava, e con lui viaggiava praticamente una prostituta stupenda che era Shirley MacLaine, tutta colorata, pitturata, era l'elemento, come qui c'era quella vestita di rosso, la Dorothy Malone, nell'altro film c'è lei che è una specie di macchietta espressionistica, sempre triste, umiliata, però vitale, e però diventa come il centro di una parte del film, della parte più interessante forse. Poi ci sono, Minnelli era un esperto di musical, faceva anche dei melodrammi, dove faceva delle scene drammatiche che sembravano coreografate come balletti. Qui non possiamo vedere tutto, ma questo Qualcuno Verrà è uno dei melodrammi più belli sulla provincia americana. Quando dico melodrammi per sulla provincia, sono cose che adesso non si fanno quasi più, però se ne è fatta una qualche anno fa che si chiamava Revolutionary Road. Poi si è fatto in chiave più di commedia quella fiction che si chiamava le donne le casalinghe disperate, che anche quello c'erano degli elementi di melodramma. E quindi si sono continuati a fare questi film. Gli europei, come Fassbinder, come Almodovar, quel regista spagnolo, fanno dei film come questi, solo che al posto del gioielliere ci mettono due travestiti magari, e quindi lo aggiornano alla trasgressione di oggi. Però vediamone un pezzo. Qui parlano del romanzo che lui ha scritto. Prima io non l'ho capito, ma io ti amo, dice lei. Era perduto. Non poteva più aspettare e comprese che doveva tornare in seno alla famiglia per avere un punto di partenza da cui ricominciare. Finisce così? Ti è piaciuto? Oh, cielo, io non so che dire, lo trovo interessante. Beh, allora non ti è piaciuto. No, Davide, mi è piaciuto tanto. Cielo, tu sei capace di scrivere tante parole così e io invece faccio l'urlo ai reggiseni. Non ti immagini come mi fa sentire avvilita. Ma che cosa ti è piaciuto? Ah, tutto quanto. Ad esempio? Beh, i personaggi. Bene, ma quali? Tutti quanti. D'accordo, tutti i personaggi, ma la storia che significa? Ah, significa un sacco. Allora dimmi di che cosa parlo. Ma David, non ti arrabbiare. Ogni volta che io apro bocca, tu monti in bestia. Non hai capito una parola, non hai capito niente del racconto. È vero, ma questo non vuol dire che non mi piace. Neanche te capisco, ma questo non vuol dire che non mi piaci. Io ti amo, però io non ti capisco. Cosa ci trovi di strano? Jenny, vuoi sposarmi? Cosa? Sposarmi, ora, stasera. Oh, David, non dovresti scherzare su una cosa del genere. Oh, ti prego, David, non con me. Perché vuoi farmi soffrire? Non sto scherzando, Jenny. Oh, David, oh, sarebbe troppo. Io credo che non esista nulla che io voglia di più in tutto il mondo. Io non so che cosa dire. Di che accetti? Oh, David!
È molto bella questa scena, però loro si amano ma si lasceranno e lei morirà in una sparatoria e lui sceglierà una maestrina, una professoressa più adatta al suo rango sociale. Ma il bello di questo film è proprio questa figura così eccentrica, di questa macchia rossa, questa donna così dipinta, così di un'altra classe, ma così che rappresenta una scelta, rappresenterebbe una scelta di libertà, di rivolta di lui. Un po' ha scritto, l'autore di questo romanzo ha scritto anche Da qui all'eternità, quel film ambientato nel mondo militare che forse avrete visto, e anche lì c'era la tentazione di essere anticonformisti, la tentazione di uscire dalla società provinciale o dal mondo da cui si partiva. Era questo un po' l'America degli anni 50 e adesso siamo alla fine, siete contenti? Notorious. Notorious è il film americano secondo me più bello che sia mai stato fatto. Temo di essere il solo, ma forse non sono il solo, siamo in un gruppetto di persone che amano molto questo film. Qua scrive thriller, ma non è un thriller, casomai è un black è uno spy melodramma, cioè un melodramma a sfondo spionistico. A sfondo spionistico perché? Perché c'è un movimento di neonazisti che sono in Brasile subito dopo la guerra e che si sono organizzati lì e Cary Grant appartiene all'FBI, allora non c'era la CIA, c'era l'FBI che faceva quello che adesso fa la CIA e va lì per sgominare questa covo di nazisti che si stanno riformando e attivando perché stanno per scoprire, per ricostruire una bomba atomica. Sembra quasi, detto così è bruttissimo, cioè è ridicolo. In realtà stanno facendo delle ricerche sull'uranio arricchito. Questo era anche vero, tant'è vero che l'FBI, quello vero, poi è andato da Hitchcock e ha detto ma è vero che state facendo un film sull'uranio? E lui dice no, ma l'ho letto su un libro, è una cosa soltanto uno spunto, non è che fossero così competenti gli sceneggiatori. E la cosa fondamentale è la storia d'amore. La storia d'amore cosa vuol dire? C'è Ingrid Bergman, è la figlia di un nazista che si è suicidato, condannato da un tribunale americano, si è suicidato in carcere, però nutre sentimenti filoamericani e non filonazisti. Allora Cary Grant, in Brasile, la arruola, le propone di lavorare per l'FBI. E allora lavora come? Lavora introducendosi nel club delle spie naziste e addirittura accettando di sposare un nazista, neanche bello, anche brutto, perché basso, lei è molto alta e più di tanto non si può nascondere al cinema, lei è brutto, nel senso che è vecchio, e sposare questo nazista, quindi contrario alle sue idee e anche di un'età diversa, che era però un amico di famiglia del padre, è un grande sacrificio che le viene chiesto. Quindi abbiamo una donna che si prostituisce quasi, senza il quasi, perché sposandola si prostituisce per amore. Si dice per amore, infatti, mentre noi abbiamo nel nostro calendario cristiano abbiamo scritto di tante sante vergine martire, Hitchcock qualche volta metteva, lo dico io, adultera e martire, come la Alida Valli del caso Paradine, che era adultera e martire, nel senso che era poi martirizzata anche se colpevole. Qui adultera senz'altro, perché sposa un uomo che non ama e lo tradisce poi nei limiti del possibile con Cary Grant, che è un agente americano che lei aveva amato anche prima. Ma c'è un rapporto di crudeltà sentimentale, per cui Cary Grant non dice sì, grazie, basta, ci sposiamo noi, lascia perdere questa storia. Lui dice fai quello che vuoi e lei il fai quello che vuoi lo interpreta come il dovere di sacrificarsi per amore e sposare questo tedesco. Questa è la base della storia. Dopodiché corrono un sacco di pericoli fino al finale. E adesso vedremo una scena. È un film tutto di primi piani, questo. È un film molto aristotelico, nel senso che quasi non ci sono esterni. E tutto gira, ma è talmente forte la tensione che riesce a dare Hitchcock a queste situazioni, con questi primi piani, queste soggettive. Guardate questo dettaglio della chiave, tutto sta in una chiave nascosta per poter andare in cantina. In cantina c'è una bottiglia con l'uranio. Questo è il marito che vedete che non è tanto bello, che è più vecchio di lei, è anche piccolo. Hanno cercato di mettergli una pedana per farlo stare sulla stessa altezza. Forse c'è il baciamano. Oh no.
Dove potrei trovare Madame Sebastian? È entrata una nel salone, grazie. È un film di spionaggio sui nazisti dove non si vede nemmeno una croce incinata. Ecco, questa è la chiave. È la chiave che, lui, che lei nasconde e passa a Gary Grant. Non conoscete la casa, vero? No, mi pare una bella casetta. Ora ve la farò vedere. Dopo il nebbio in agguato. Signor Devlin. Buonasera. Lieto di vederti. La signora mi ha gentilmente invitato. D'accordo con me, signor Devlin. Affido a te, mia cara, la cura del nostro ospite, va bene? Oh, scusatemi. Oh, Madame Hester, lieto di vedervi. Non sarà una cosa facile. Perché? È molto geloso, pare. Ci sorveglierà come un falco. Sì, è molto geloso di tutti quelli che... Dove hai preso la chiave? Dalla catena? Sì. Speriamo che non sia necessario scendere in cantina a prendere altro champagne. Oh, non ci avevo pensato. Questo è il punto. Lui è Hitchcock, l'avete visto? Grazie. Ah, oh, signor Devlin, voi qui, vi ricordate di me? Signora Ortiz. Oh, guarda, gli uomini di solito non hanno memoria. Oh, ecco una cosa che adoro, lo champagne. Oh, permettete. Giuseppe? Madame? Lo champagne sarà sufficiente per il resto della serata? Non lo so, madame. Spero di sì. Vi divertite, signor Devlin? Moltissimo, grazie. Ho tante cose da chiedervi degli Stati Uniti. È molto tempo che non ho notizie. Felice di accontentarvi. Volete scusarmi, signora? Non vi dispiace? È tutto fatto sulle soggettive, lui che guarda, no, sugli sguardi. Giuseppe avrebbe bisogno di altro champagne. Uh-huh. Hanno tutti una gran sete. Peccato, veramente. Sta guardando? Sì, è meglio che tu vada in giardino. Aspettami dietro l'angolo della casa, ti mostrerò la porta della cantina. Uh-huh. Va tutto bene, vero? Un bel ricevimento. L'hai organizzato in modo stupendo, me ne rallegro. Quel Devlin ti annoia molto? Oh no, caro, cerca di annegare i dispiaceri. Ville, je vais me jamais, jamais ma première chasse. Figurez-vous, mon père des amis m'avait invité à une chasse au sanglier. Et c'était la première fois, je ne savais plus me contenir. Les chasseurs l'entourèrent. Quant à moi, pris de je ne sais quoi, d'une joie indescriptible, je me mis à courir contre les ordonnées. Scusatemi, vado a chiedere all'orchestra di suonare musica brasiliana. È tutta la sera che suonano valse. Va bene. Je disais donc, je crois depuis 5 minutes. Resto alla porta del giardino e ti avvertirò se c'è pericolo. Thank you.
Guarda, pare sabbia. Bisogna lasciare tutto come era prima. Sì. Aiutami a trovare una bottiglia con la stessa etichetta di queste altre. Ma non è sabbia, vero? Certo, deve essere un minerale. Questo non ci voleva. Ho paura. Fingi che non ci sia pericolo e la paura scomparirà. Ma pare che andiamo troppo piano. Ma no, sta tranquilla. Mi pare sempre di sentire qualcuno. Ci faremo aiutare. Pensa se venisse giù con Giuseppe. Tanto peggio. Di un modo. Qualche era un problema di arriva qualcuno. È Alessio, ci ha veduti. Non fuggire. Su, baciami. No, crederà che noi... È quello che no. deve credere. Tornate nel salone, Giuseppe, vi chiamerò. Sì, signore. No, è già finito? Oh, Ted. No, dura ancora un po'. Loro fingono di fingere di amarsi, in realtà si amano. Sono dolente di dover interrompere l'idilio. Non sono riuscita ad evitarlo, deve aver bevuto. E ti ha costretta a venire qui. Oh, ti prego, Alessio. Tu lo ami? No, non di certo, vi prego. Se volete credere alle mie parole, vostra moglie dice la verità. L'ho conosciuta prima di voi, l'ho amata prima di voi, ma con meno fortuna di voi. Scusate. Vi prego, andate. Buonanotte. Alessio, non precipitare. Io sono venuta qui perché minacciavo una scenata se non l'avessi vista da sola. Ti ha baciata. Ma non sono riuscita a fermarlo. Ne parleremo più tardi. I invitati aspettano. Ora torna da loro. Oh, signor Devlin, ci volete già lasciare? Sì, purtroppo domattina devo alzarmi presto. Grazie e buonanotte. Giuseppe. Signore. Andiamo a prendere lo champagne. Sì, signore. Forse, Giuseppe, sarà meglio non servire altro champagne. Fate bastare quello che c'è di sopra. Sì, signore. Sì. Ci sono anche i liquori. Sì, signore. Dunque, servite anche... Hitchcock... Ora è finito, però, questo. Perché era tutto il film. Hitchcock... E credevo che avessi solo una sequenza. Hitchcock una volta ha detto, più il cattivo è simpatico... più il film è riuscito. In questo caso il cattivo, il nazista, non è tanto simpatico, ma è molto umano, viene umanizzato, cioè lui riesce a umanizzare il cattivo, che è comunque un cattivo per quello che sta facendo con gli altri e per come si comporta poi anche con la moglie, ma è umanizzato dal fatto che è un cornuto, per usare questa parola, è traditissimo dalla moglie, non se ne accorge e se ne accorge solo adesso. Quindi diventa, se non simpatico, diventa umanizzato dal suo fallimento, poi anche piccolo, è anziano ed è sconfitto dal lato sentimentale da Cary Grant. E Cary Grant è lui il modello più sexy dentro questo film. Ma il bello di questo film è come riesce a mettere insieme una storia di spie con un suspense molto forte nella scena che avete visto delle bottiglie che mancavano, ha una storia d'amore molto crudele e anche di donna sacrificata dalla mentalità patriarcale, perché viene mortificata dai nazisti naturalmente, dal marito,
comunque, e poi soprattutto dagli americani, da Cary Grant, che la fanno sacrificare, la faranno praticamente prostituire per raggiungere il loro fine di combattere i tedeschi. E quindi è anche una storia di sacrificio. Dentro il giallo, chiamiamolo giallo, dentro la storia di spie c'è una storia antimaschilista, diciamo così, molto forte, che si vede abbastanza bene da questa scena e anche da altre scene, perché poi lei viene avvelenata, e anche Cary Grant si mostra molto crudele. Quindi è una storia anche di uomini crudeli, non solo i tedeschi ovviamente, ma anche Cary Grant, anche gli americani. E quindi lei è la vittima, è la sacrificale, ed è per questo che è una storia moderna. E il bello è anche l'aristotelismo, cioè tutto è risolto dentro una casa, dentro un interno, non solo, ma nel film i tedeschi non hanno assolutamente divise, non ci sono simboli, non ci sono canzoni, perché è tutto in abito da sera. Tanto è vero perché era inutile fare una cosa troppo folcloristica. Ecco, il contrario di Casablanca. In Casablanca è pieno di folklore, di divise. Qua non ce n'è nessuna, sono tutti in abito da sera. È un sacrificio in più, è una regola di stilizzazione in più. Pensate che l'unica spesa extra di questo film è stata la costumista. La costumista era Edith Head, che non era era della Paramount, era la più cara di tutte. Perché hanno preso quella? Perché l'importante è che tutti fossero molto eleganti e questo fosse un film tutto in abito da sera con tanta crudeltà sotto. Non convinco con questo assolutamente le persone che non apprezzano Hitchcock, al di là della sua abilità tecnica, ma convinco me stesso, e ci sono tante persone che apprezzano questo film proprio per la sua forza pro-femminile, diciamo, proto-femminista, antipatriarcale, dove la mentalità patriarcale è rappresentata sia dai tedeschi che dagli americani in questa storia. Il film ha avuto un sacco, questa cosa che vi raccontate in pochi minuti, ha avuto un sacco di metamorfosi e dovute anche al produttore, perché uno degli autori del film, di tutti i film, è il produttore. Io ho letto le lettere che mandava, i biglietti che mandava Selznick, che è stato il produttore, anche se non è firmato qua, del film a Hitchcock, dicendo: basta per piacere, niente divise, niente svastiche, il pubblico è stufo, c'è stata la guerra, adesso basta. Abbiamo fatto un sondaggio, il pubblico non voleva più svastiche. E poi diceva: no, scusa, non puoi fare una cosa avventurosa dove ci sono due uomini che si picchiano in cima al tetto di una casa, sono cose vecchie, non voglio il vecchio Hitchcock, voglio il nuovo Hitchcock. Cose che scriveva il produttore. Non mandare a letto Ingrid Bergman con nessuno, perché potrebbe sminuirla agli occhi del pubblico. E allora le cose col marito, che poi sarebbe stato abbastanza di cattivo gusto, i rapporti col marito non si vedono. E questo ha dato Notorious. Notorious vuol dire famigerata, ecco perché pochi lo sanno, non tutti lo sanno. Vuol dire notorio, in italiano poi diventa famigerata, perché era una donna famigerata, era una donna chiacchierata, era da un lato usata e dall'altro disprezzata. Secondo i canoni dell'Ottocento, che sono rimasti anche un po' nella società del Novecento. Io suggerirei di, ecco, se avete qualche domanda, suggerirei di fermarci qua. Vi ringrazio, grazie. No, grazie, siete molto gentili.